anch'io avevo una precisazione da farvi. Voi conoscete il sito di tradersmag.it, che è il sito della nostra rivista. Volevo precisare che su Traders di ottobre la cover story è dedicata proprio al trade report e a quanto options e a quello che ha spiegato poco fa Domenico Dall'Olio. Diciamo che quando Domenico mi ha spedito l'articolo, credevo di metterlo negli approfondimenti della rivista, del magazine di ottobre. Viceversa, quando abbiamo capito la portata del contenuto, ne abbiamo fatto la cover story del numero. E non solo, abbiamo diviso l'articolo in due puntate, per cui la seconda puntata sarà sul numero di novembre, che sarà di prossima uscita nei prossimi giorni. Quindi sul sito di Traders trovate, sia in digitale che in cartaceo, il numero di ottobre con la cover story curata da Domenico Dall'Olio. Volevo poi dire che il sito, il braccio operativo di TradersMag è ormai costituito da più di un anno dal sito traderscap.it, che è anche il sito dove gestiamo il campionato di trading che è in corso, e per chi di voi vuole divertirsi un po' a vedere le classifiche, basta che scorre sulla linguetta campionato appunto del sito traderscap.it. Ma volevo solo rapidamente dirvi che il giorno 14 novembre trovate su traderscap.it la facoltà di iscrivervi ad un webinar su un prodotto finanziario che permette la copertura di minusvalenze passate. È un prodotto molto interessante. E trovate poi nel sito, nell'area degli abbonamenti, il servizio curato, segnali di borsa, curato da Pierpaolo Soldaini, che avete visto questa mattina. Il track e l'equity line, se me la fanno aprire, siamo in un ambiente un po' protetto, come è giusto per una banca, quindi il download non me lo fanno fare, ma trovate il dettaglio di tutte le operazioni che sono state fatte da Pierpaolo dall'inizio, quindi nel corso degli anni. Trovate il dettaglio operativo di tutto quello che lui ha fatto e della equity line che vi ha mostrato questa mattina. Il servizio permette di avere un aggiornamento da parte di Pierpaolo su tutta l'evoluzione del suo sistema, quindi permette di seguire i segnali del suo sistema. È un servizio che ha riscosso e sta riscuotendo un grande successo, è un servizio che onora la nostra borsa italiana con un metodo sicuramente molto efficace. Se avete apprezzato quello che ha detto questa mattina Pierpaolo, vi consiglio caldamente questo abbonamento al suo servizio. Direi che siamo alle 14:17, è ora di passare la parola ad Alan Grigoletto. In effetti avremo una piccola rivoluzione nel programma, nel senso che Alan Grigoletto sarà il primo a parlare oggi pomeriggio. Vedremo poi subito dopo l'intervento di Alan, avremo Fabio Gaudioso che ci ha raggiunto e che proprio nell'orario di apertura dell'orario americano, quello un pochettino più eccitante dal punto di vista della volatilità, ci illustrerà le sue tecniche in opzioni, la piattaforma WeBank, e seguirà poi l'intervento di Rakesh Shah, la seconda puntata dell'intervento, e poi per concludere il nostro Emilio Tomasini con i suoi titolini. Credo che quindi sarà un meraviglioso pomeriggio da passare insieme. Lascio la parola ad Alan Grigoletto, che io riaccoglierei con un altro applauso di ritorno, benvenuto. E come al solito Domenico curerà la traduzione. Dotiamoci dei microfoni. Grazie. È il tastino rosso. Testing? No. This is working? Anche io? Ok. Ok, va bene. Ok. I like to walk around sometimes because it's just natural for me to speak and walk. So I'll come in front as I did in the earlier presentation. Viene avanti perché gli piace parlare camminando in mezzo al pubblico. Okay. Okay. In the earlier lecture I spoke about the Greeks and really trying to understand all of the components of how the Greeks work together. This is much more basic. This is for someone who's just starting to learn about options. Okay, questo intervento è molto meno tecnico di quello di stamattina e più rivolto a chi è alle prime armi con le opzioni. And I would like to say also that even if you never trade, as I used to tell my children, it's important to understand the risk and the payoffs, because everything in finance is based on risk and payoff. Una cosa che lui ripete sempre ai suoi figli è che se anche non fate trading è comunque importante capire le logiche del rischio e del ritorno sui mercati. Ok. Disclaimer, ok. This is the agenda, essential concepts, buying calls and puts, selling calls and puts in a little bit of a summary, so very simple. Ok, concetti molto basici sono l'argomento del suo intervento. So, why do you buy stocks, okay? What is the opportunity of buying a stock? What is the risk of buying a stock? If you buy a stock today at $100 and sell it for 1 year at $100 per share, do you lose money? Qual è l'opportunità, qual è il rischio di comprare azioni? Se comprate un'azione oggi a $100 e la rivendete fra un anno a $100, state perdendo soldi? And the answer to this is you would lose money because you would have the cost of carry and you would have the transaction costs. La risposta è sì, starete perdendo soldi perché avete il costo di transazione e il costo di diciamo la mancata opportunità dovuta al fatto che avete impegnato liquidità. How do we change the risk reward profile? Come cambiamo il profilo di rischio e rendimento? Okay. You have long stock, you have short stock and you have treasury bill or whatever the certificate of deposit is. In a world without options, stock investors only have limited choices, long, short, or in cash. In un mondo senza opzioni, gli investitori hanno solo tre opportunità: o comprano azioni, o vendono azioni, o comprano titoli di Stato. These are all of the different strategies that you can employ if you can learn a little bit about options. Se imparate anche solo un pochino le basi delle opzioni, avete tutte queste opportunità operative. They are tools. Options are tools. Le opzioni sono strumenti. Options give you more ways to implement your market research. Whatever your research is in producing whether to buy or to sell, you can use options to do the same thing. Qualunque sia il risultato della vostra ricerca, che il vostro sistema vi dica di comprare o di vendere, con le opzioni avete molte più opportunità. You can reduce your risk, you can increase your income, but there are always trade-offs. Potete ridurre i vostri rischi, aumentare i vostri rendimenti, però ci sono comunque alcuni limiti. So what are options? Options are contracts that give the buyer the right to buy or sell an underlying asset. Cosa sono le opzioni? Le opzioni sono strumenti che danno al compratore il diritto di comprare o vendere un certo sottostante. The buyer has the right. Il compratore ha il diritto. The seller has the obligation to buy or sell an underlying asset. Il venditore allo scoperto ha un obbligo di comprare o di vendere il sottostante. And is a specified price on or before a given date in the future. So the strike price is the price that you will be forced to either buy or sell if you are assigned. lo strike price è il prezzo al quale avrete il diritto o l'obbligo di fare qualcosa alla scadenza o entro una certa scadenza in futuro. There are two types of options. You have calls and puts. Due tipi di opzioni, call e put. For equity options, the underlying asset is to be purchased or sold based upon the calls or the puts. It is usually equivalent to 100 shares of the underlying stock, the ETF, or whatever the deliverable is. This is valid for the American market. Yes. Anyway, sul mercato americano i contratti di opzione sono genericamente riferiti a 100 unità di sottostante. The equity call buyer has the right to buy 100 shares of the underlying stock. We say that he is long the call. He is in ownership of the call. Il titolare del contratto call, quindi il compratore del contratto call, ha il diritto di comprare 100 unità di sottostante. The seller, conversely, has the obligation to sell the 100 shares of the underlying stock. We call him short, or in the case where he is selling it against stock, the writer of the call. Il venditore allo scoperto, chiamato anche il writer, quello che una volta firmava il contratto di trasferimento, ha l'obbligo di vendere 100 unità di sottostante. The equity put buyer has the right to sell the underlying stock. He is long the put contract. Una long put dà il diritto di vendere il sottostante. And conversely, the equity put seller has the obligation to buy the stock below the market when he is assigned. He is short the contract. He is also called a put writer. Il writer di put, il venditore allo scoperto di put, deve sottostare al volere del compratore, quindi ha l'obbligo di comprare il sottostante. Okay. Unlike shares of stock, options have an expiration. Equity option contracts have terms. The underlying stock is contract specific. The unit of trade is usually 100 shares. You have the strike or the exercise price. It's contract specific. You have the expiration month. It's also contract specific. These are very specific terms of each option contract. I contratti di opzione sono regolamentati e quindi hanno delle specifiche contrattuali che sono stabilite dall'emittente, che generalmente è la borsa, e quindi è stabilito un sottostante, è stabilita la quantità di sottostante che viene scambiata, è stabilito il prezzo al quale verrà scambiata la quantità ed è stabilita la data di scadenza. Ok. The option buyer has the right to buy for a call or sell for a put 100 shares of underlying stock at the strike price if he or she exercises the right. Il compratore di un'opzione, che sia una call o una put, ha il diritto di comprare o vendere 100 unità di sottostante al prezzo strike per ogni azione, soltanto se decide di esercitare quel contratto. And to exercise, when you are the holder of either the call or the put, you would notify your broker that you wish to exercise your option and transfer it into either short stock or long stock. E se volete esercitare dovete comunicare al vostro broker la vostra intenzione di farlo e si tradurrà in una posizione lunga o corta sul sottostante. Long stock in the case of a call option, short stock in the case of a long put option. Long call uguale acquisto dell'azione, long put uguale vendita scoperta dell'azione. So, to underscore, only option buyers may exercise an option. Only the holder. Soltanto i compratori di opzioni possono esercitare le opzioni stesse. So, the option seller has an obligation to sell for a call or to buy for a put 100 shares of the underlying stock at the strike price per share if he or she is assigned by the buyer, the converse of the buyer. Okay. Il venditore allo scoperto ha l'obbligo di vendere, se ha venduto una call, o di comprare, se ha venduto una put, 100 unità di sottostante al prezzo strike se è assegnato con una nota di esercizio. And only option sellers may be assigned. Solo i venditori di opzioni possono essere esercitati. Okay. Sì, okay. Assegnati. Capisci? Ok. Ok. European style versus American style contracts. Indice options are European style. okay? European style, both exercise and assignment occur only upon expiration, only on the expiration date. Le opzioni possono essere di stile europeo o americano, nel caso di opzioni su indici sono di stile europeo e in questo caso sia l'esercizio che la consegna avvengono soltanto al giorno di scadenza. In US, equity options in ETFs are all American style. An American style buyer may exercise at any time before expiration. Le opzioni su azioni ed ETF sono di stile americano, il che significa che possono essere esercitate in qualsiasi momento prima della scadenza. And conversely, the seller can be assigned any time prior to expiration. Il venditore allo scoperto può essere assegnato in qualsiasi momento. Okay. This is a typical options expiry in the US. Expiration day for expiring is usually where they settle on Saturday following the third Friday of the month. It's a typical normal expiry. La scadenza tipica dei contratti di opzione su azioni americane è il sabato che segue il terzo venerdì del mese di scadenza. But if Friday is a holiday, then it will become Thursday. Se il venerdì è un giorno di vacanza, si anticipa al giovedì. Okay. We also now have weekly options. They expire in approximately 1 week, generally listed on Thursday and expire the last trading day the following Friday. This is a big business in the US, the weekly options. Adesso sono quotate anche le opzioni settimanali che hanno una durata di circa una settimana, vengono emesse il giovedì e scadono il venerdì successivo. Una pausa per un'aneddote. Okay. Una pausa per un'aneddote. The weeklies came about because when you think about buying or selling options to reduce risk or to take risk on, the reasoning became, why would I pay for 3 months of premium when I only need it for a week? So they created the weekly options. They're at a lower price premium, and therefore you had a way to systematically hedge by paying a very small cost. However, as we talked about in the earlier lecture, the degradation of theta is very rapid. So it's not, the slope isn't like this, it's more like this. So options are losing their value very, very quickly in the time period. Yeah. Sì, okay. Praticamente la nascita delle opzioni settimanali sarebbe stata la risposta a una richiesta di poter avere delle opportunità di copertura dei rischi su orizzonti temporali molto più brevi di quelli che erano disponibili fino a quel momento lì. La realtà è che in effetti si ottiene l'effetto opposto, perché le opzioni settimanali hanno un decadimento temporale talmente rapido che sono più uno svantaggio che un vantaggio. Specifica in anticipo per l'unventa di earnings stock è meglio di usare la weekly. Okay. Option premium. The option buyer pays for the premium, it's non-refundable, the option seller receives the premium and keeps that premium whether he is assigned or not. Il compratore di opzioni paga un premio che non gli verrà mai restituito qualunque cosa succeda, e quindi il venditore allo scoperto mantiene quel premio qualsiasi cosa succeda, sia che venga esercitato o no. So the premium quoted on a per share basis is the total paid or received. It's the quoted price times 100 shares. For example, if you see a $3 option, its actual cost is $300. Il premio che trovate nei book è per azione, e quindi il totale che pagate o ricevete è uguale al prezzo che vedete nel book moltiplicato per il lotto, che è tipicamente di 100 azioni. Se quindi vedete $3 nel book, andrete a pagare $300, a parte le commissioni. Okay, here we have an example, XYZ, January 50 call, it's trading at 420. XYZ is the underlying stock, it's 100 shares, change hands, if 100 shares will change hands if exercised. Ok, esempio, call 50 sul titolo XYZ, che costa $4,20, il sottostante è il titolo XYZ, sono 100 azioni di quel titolo che cambiano di mano se l'opzione viene esercitata. Each January is the expiration month. Gennaio è il mese di scadenza. And so the expiration day for physical settlement is Saturday following the Friday in January. Quindi il giorno di consegna fisica del sottostante è il sabato successivo al terzo venerdì del mese di gennaio. Okay. $50 is the strike price, so the price per share if exercised is $50. In caso di esercizio il prezzo di trasferimento del sottostante è $50 per azione. These are the components of an options price. Questi sono i componenti di un'opzione. Ok. We have an XYZ January call trading at $4.20. $4.20 is the quoted premium, so 420 times 100. It's $420 non incluse commissione. Se una call 50 scadenza gennaio che quota 4,20, il tipo è call ovviamente, e se il prezzo è 4,20 quello che si paga è $420 più ovviamente le commissioni. Ok, and here we have how options are in the money, at the money, out of the money. A call is in the money when the stock price is above the strike price. Questa è la moneyness delle opzioni, sono delle etichette che indicano semplicemente il fatto che un'opzione abbia o meno un valore concreto. Le opzioni sono in the money, nel caso delle call, quando il sottostante è superiore allo strike. And the call is at the money when the stock price is the same as the strike price. At the money quando i due prezzi coincidono. And when the call is out of the money, the stock price is below the strike price. Out of the money quando lo strike è inferiore al prezzo del sottostante. Okay. Puts, in the money, at the money, out of the money. A put is in the money when the stock price is below the strike price. Per le put si inverte l'intero ragionamento. The same for at the money, it's when it is equal to the stock price. At the money quando i due prezzi sono più o meno uguali. And the put is out of the money when the stock price is above the strike price. Le put sono out, sorry, the put are out of the money. When? When the stock price is above the strike price. Ok, I understood the opposite. Okay. Le put sono out of the money quando il prezzo sottostante è sopra il prezzo strike. Ok, let's look at ins and out quiz. So if we look, we have a stock price of 55, we look at a 60 call, is that call option in or out of the money? It's out. In the secondo esempio, lo stock price è 67, opzione di 75 call, in, at or out. Oh. Oh. And continuing on for the next option, we have a 63 stock price, but we have a 65 put. In, out, or at? In. Okay. And for the 51 stock price, we have a 50 put. In, out, out. And for the stock price, we have 22.55, and we have a 22.50 call. In, at, or out? Okay, well, it's actually in by a nickel, but it's close. It's okay. Near. It's near, okay. Okay, so we also have the terminology of intrinsic value versus time value. So option premium is comprised of intrinsic value, if there is any, plus its time value. Il premio di un'opzione è fatto da due componenti, il valore intrinseco se presente, non sempre lo è, più valore tempo. Intrinsic value in the money amount, that is what we call intrinsic value, how much of that option is in the money. Il valore intrinseco esprime quanto l'opzione è in the money. And for time value, any premium in excess of the intrinsic value is what we call time value. Il valore tempo è l'eccedenza del premio dell'opzione totale rispetto al suo valore intrinseco. And remember that time value is the part that erodes. Ricordiamoci che il valore temporale è l'unico che si erode nel tempo. at expiration, the option can only be worth its intrinsic value, if there is any, because all of the time value must come out of the option. A scadenza il valore temporale converge a zero e quindi l'unica cosa che rimane, se presente, è il valore intrinseco. Okay. In the money calls and puts have intrinsic value, but they also may have time value. At the money calls and puts have no intrinsic value. They're at the money, they're not, they have zero intrinsic value, they're all time value. And out of the money calls and puts have no intrinsic value, and they're also all time value. Nel caso delle call e delle put in the money hanno sia valore intrinseco che valore temporale, a volte il valore temporale può essere molto ridotto o vicino a zero, mentre le opzioni at the money o out of the money sono fatte esclusivamente da valore temporale. Ok, let's look at an example. We have intrinsic value versus time value. We have XYZ, $53 per share, and we're looking at a January 50 call at $4.20. So, what do we know? We know that the call is in the money by $3, okay? The stock price minus the strike price is 3, but the total premium is $4.20, so the remainder must be time value. Okay, in questo caso, per esempio, se abbiamo il titolo a $53, la call gennaio 50 che è in the money vale $4.20, di questo premio di 4,20 una componente di valore intrinseco che è dato dalla differenza tra il prezzo dell'azione e il prezzo strike, quindi $3, il rimanente è tutto valore temporale. Ok, so a quiz for a 60 call option which is trading at $2.10. Okay, we know that the stock is trading at 53. For a 60 call option at 210, what's the intrinsic value? Quindi a fronte dello stesso sottostante 53, la call 60 che vale 2,10, qual è la componente di valore intrinseco? At zero. Zero. Okay, and what is the time value? The remainder. All of it. Non calculus arithmetic. Okay. Non c'è valore intrinseco e quindi il premio è fatto esclusivamente da valore tempo. Okay. Let's look at the premium value quiz. So we have stock price at 78. We have a 70 call. It's trading at 10.50. Is it in, at, or out? Se il sottostante è 78, la call 70 che è quota 10.50 è in the money, at the money, out of the money? Sì. In the money. Its intrinsic value is 8. Its time value is 2.50. And for the second example, we have a 58.50 stock price with a 60 put, trading at 3.75. It's also in the money. In the money amount is 150. The time value is 225. And in the next example, the 85 call, which is above the stock price, so it's out of the money, so therefore it has no intrinsic value, and the time value is 225. And finally, in the last example, we have an at-the-money strike, so we have zero intrinsic value and no time value. Come vedevamo prima, le opzioni in the money hanno entrambe le componenti, le opzioni out of the money e at the money hanno soltanto valore temporale. Tutto ok? Ok, va bene. Ok, now we get into buying calls and puts. Remember that the call buyer has the right to buy the underlying stock, 100 shares. If it's an American-style option, that can occur anytime until expiration. For this right, because there is a difference between the seller and the buyer pays a premium because it includes the right to exercise. Okay? Allora, he has the power. Il compratore delle opzioni ha il diritto di comprare il titolo sottostante nella misura di 100 azioni al prezzo definito dallo strike a qualsiasi data prima della scadenza. Il fatto che lui paghi un premio è perché ha il diritto di fare qualcosa. Ok, let's look at an example. So what is the risk reward for a long call option? Well, the profit potential is unlimited for a call option because you cannot put a ceiling on the future price. You don't know what the future price is. So you have unlimited profit potential. But when you are the buyer of an option, all you can lose is what you paid for the option. Il compratore di opzioni ha un profilo di rischio-rendimento, come indicato in figura, che evidenzia che ha un rischio limitato, qualsiasi cosa succeda, pari al premio pagato. Sul fronte rialzista ha un potenziale teoricamente limitato, perché non potendo sapere quale sarà il prezzo futuro, più alto sarà quello e maggiore sarà il profitto. Ok, so now we begin to understand some of the trade-offs. I could buy this stock, and what would I have? I would have also unlimited upside potential, but with stock, the stock could also go to zero and I could lose everything. This is an alternative to buying stock because I could purchase an option and know that all I could lose is the premium. Come alternativa all'acquisto di azioni sappiamo che il vantaggio dell'opzione rispetto all'azione è che sul fronte rialzista il profitto può essere molto elevato, sul fronte ribassista il rischio è limitato al premio, mentre nel caso dell'azione potremmo avere sì un profitto illimitato se le cose vanno bene, ma anche rischiare di perdere tutto in caso l'azienda andasse a zero. Ok. So, in this example we have the stock trading at 60, you are very bullish on the stock. You want limited downside risk. You don't want to lose everything if you're wrong. You could buy a 3-month 60 strike call at $3 or 3 times 100 or $300. Allora, supponiamo di avere un titolo che quota $60, avete una view molto, molto positiva sul titolo e volete limitare il rischio in caso di errore. Se comprate una call 60 a scadenza 3 mesi e la pagate $3, pagate un premio totale di $300. If I bought the stock, I would pay $6,000 for 100 shares. Per 100 azioni voi comprando il titolo spendereste, investireste $6,000. I'm sorry, $6,000, sorry. $6,000. Yes. Okay, so if we look at the example here, we buy a 60 strike call for 3. I populate the pages. Now we see what happens. If the stock goes up to 70, my long call at expiration is worth $10, but I paid $3 for it, so my total profit is $7. Okay, quindi analizzando i vari scenari, per esempio a step di 2, 3, 5 dollari a volta, se abbiamo il titolo a 70 scadenza, con la long call 60 il valore dell'opzione a scadenza è 10, avendo pagato 3 per avere quel diritto, in realtà il profitto netto è 7. But suppose I was incorrect and the stock instead went to 55. Se ho sbagliato, il titolo scende a 55. Instead of losing $5 on the stock, I would only lose $3 on the option. Invece di perdere $5 sul titolo, ne perdo 3 sull'opzione. Okay. Here's another way to look at it. We have a 60 strike call at 3. Versus buying 100 shares of stock, we can look in percentage terms. So again, at the price of 70, we make $7 on the call, which is a 233% profit, versus buying the stock and taking $10 out of that stock, which is a 17% gain. Okay, so this is using leverage, small amount of money to make more money than the total investment of the stock. In virtù del fatto che sull'opzione si investe una quantità di denaro molto piccola, ma si sta fondamentalmente assumendo una posizione simile a quella sul sottostante, c'è un'amplificazione dei profitti, per cui a fronte di un prezzo a scadenza di 70, il profitto di $7 a fronte di un investimento di 3 significa un profitto del 233%. Col titolo guadagnerei $10 che sull'investimento iniziale sarebbero soltanto il 17%. So to complete all of this is to say that your only risk is the $3 that you paid for the option. In estrema sintesi, il rischio massimo è il premio pagato di $3. Okay. Okay. What do we know about the break-even? Because there's an embedded cost in these options, there must be a break-even point. Siccome c'è un premio che paghiamo per le opzioni, ovviamente c'è un punto di pareggio che non abbiamo quando trattiamo l'azione sottostante. The break even at expiration is the strike price plus the call premium paid, so therefore it's 60 plus the $3, So my maximum loss is $3, but my break-even price, my BEP, is 63. I have to get above 63 in order to break even on my purchase. Dal momento che ho pagato 3 per guadagnare dall'eventuale salita del sottostante, prima di andare in profitto devo recuperare il premio pagato e quindi il mio break even è pari a strike più premio, quindi in questo caso $63. Ok. So, the investor, he is trading at 60. Ryan has $6,000. He could buy one XYZ 60 call at 3 and deposit $5,700 in his bank account. Allora, quindi a fronte dell'aspettativa di rialzo del titolo XYZ che quota 60, se abbiamo $6.000 sul portafoglio, possiamo comprare una call 60 al costo di $3 e i $5.700 che non impieghiamo li possiamo mettere in un conto che dà una remunerazione. And what is Ryan's objective? He wants to buy stock at 60 with limited risk. L'obiettivo di Ryan è di comprare il titolo a 60 con un rischio limitato a $300 per azione. E in tutto, scusate. E usato un 5% di capital. Tutti. Impiegando il 5% del capitale. Okay. And 3 months later, what should Ryan do if XYZ is above 60? Remember, he is the buyer of the option. He could exercise the call and buy the stock. He could reevaluate and possibly sell the call. Ok, che cosa dovrebbe fare Ryan a scadenza se il titolo è sopra $60? Potrebbe esercitare il diritto e comprare il titolo oppure rivalutare e magari anche vendere la call. But remember, if you exercise your call to buy the stock, you change the risk profile back to stock. Okay? So when you have the option, you have a limited risk profile, but when you exercise into stock, you do not have a limited risk profile. Quello che fate quando esercitate è di cambiare il vostro profilo di rischio, perché passate dal profilo di rischio dell'opzione a quello dell'azione sottostante, quindi non avete più un rischio massimo limitato verso il basso e a quel punto il vostro profilo diventa una linea retta. Ok, but what if XYZ is below 60, so Ryan was incorrect, the call expires out of the money with no value, what should he do? He should reevaluate, maybe try to buy the stock at a lower price, or maybe look for another investment. Che cosa dovrebbe fare Ryan nel caso opposto, cioè che a scadenza sottostante sia sotto i 60? La call scade senza valore, out of the money, deve rivalutarla, deve magari comprare il titolo a un prezzo inferiore o guardare altrove. Okay. The trader who is used to taking more risk, Peter has $6,000 as well. He buys 20 XYZ 60 calls for $3 each. He invests all $6,000. Okay. So, go ahead. No, it's okay. Un altro investitore, Peter, ha sempre $6.000, sta guardando lo stesso titolo, decide di assumere un profilo di rischio molto più aggressivo e compra 20 call a $3 l'una, investendo l'intero capitale su questa operazione. His objective is different. He wants to profit in a big way on the amount that he paid. Cambia radicalmente l'atteggiamento nei confronti di questa operazione, non è più fare un'operazione rialzista sul titolo a rischio limitato, qui è il cercare di cogliere il massimo profitto possibile. But what should he consider? He consider what his profit target is, his time frame, because he can always sell the option before expiration. If he's wrong, he can get out, he can take his loss. What should Peter do? Il problema è che deve considerare anche il rischio dell'operazione, avendo investito l'intero capitale, l'unica cosa che può fare se il mercato non gli dà ragione è di uscire dalle opzioni ovviamente in perdita. Ok, una pausa. When you are trading, it's important to know one step ahead of where you are. You need to be like a chess player. If this happens, then I do this. If that happens, then I do this. This way, you're not thinking in the moment when you're feeding more on emotion and not on logic. Mm-hmm. So, Okay. E una cosa importante quando fate trading è di essere sempre una mossa avanti al mercato, quindi avere sempre ben chiaro in anticipo che cosa fare in tutte le possibili situazioni e non farsi quindi guidare dalle emozioni del momento. If Peter was right and the stock went up, he could sell his call options out or he could sell another call option above that call option and hedge off some of the risk. Che cosa potrebbe fare se avesse ragione il prezzo sottostante salisse? Potrebbe o vendere le opzioni call che ha comprato oppure cercare di venderne un'altra con uno strike superiore. If he wanted to purchase the stock, he could exercise his right and take the stock, change his risk profile and own all of these shares. Se volesse passare a una posizione sul titolo, potrebbe esercitare le sue opzioni e convertire la posizione sul titolo sottostante, consapevole però che cambierebbe il suo profilo di rischio. And with that stock he could also sell a call option against the stock or he could buy a put option to protect his investment. Anche in quel caso potrebbe vendere una call con uno strike superiore oppure potrebbe comprare una put protettiva. Ok. An investor is bullish on a particular stock, he's using a very small cash outlay with very limited risk, he expects to exercise and buy the stock, and his focus is on how many contracts he wants to own. Conversely, the trader wants to leverage his profits with risk capital, no expectation usually to exercise, he's focusing on total premium paid, and he's willing to lose it all. Allora, la differenza tra un investitore e un trader è che l'investitore che è rialzista su un certo titolo compra l'opzione con una piccola uscita di denaro, con un rischio limitato, si aspetta di esercitarla e di comprare il titolo e si concentra sul numero di contratti. Il trader fa trading a forte leva, mettendo a rischio il capitale, non cerca di arrivare all'esercizio dei contratti, e si concentra sul premio totale pagato e prende in considerazione l'idea di poterlo perdere. Ok, puts. The put buyer has the right to sell the underlying stock. He has 100 shares at any strike at the strike price any time prior to expiration. For this right the put buyer pays the premium. Il compratore di put ha il diritto di vendere il titolo sottostante, 100 azioni al prezzo strike in qualsiasi momento entro la scadenza. Per cui avere questo diritto paga un premio. You may want to think if when you buy a put that you are protecting your portfolio, your stock, or you are speculating that the market will go down. Quindi l'opzione put ha fondamentalmente due obiettivi, può essere usata o per speculare al ribasso o per coprire il rischio di un portafoglio. Ok. Here we see when we have a put, we have the risk reward for a long put. The profit potential is substantial. It's not unlimited because you are you can only go to zero. Mm-hmm. Okay, it's not unlimited risk, but it's substantial profit potential. The risk is again limited to the premium you paid for the option. C'è una piccola differenza nel comprare put rispetto a comprare call perché le call hanno un potenziale rialzista illimitato. Le put hanno un potenziale di guadagno limitato, anche se comunque sostanziale, perché al massimo il titolo può andare a zero. In ogni caso il rischio massimo è limitato al premio pagato. Ok. Stock XYZ is trading at 36. You are bearish or negativo on the stock. You want limited upside risk, meaning that if the stock goes up you don't want to be short the stock, so you buy a put instead. You buy a 3-month 35 strike put at $225 or $225. Se il titolo XYZ quota 36 e avete una view negativa sul titolo ma volete limitare il rischio di errore e quindi che il titolo vada su, potete comprare una put 35 strike 3 mesi, scusate, scadenza 3 mesi a $2,25 limitando il vostro rischio a $225. Okay, we buy a 35 strike put at 225. If we look at 35, it goes, the value at expiration is zero, so I lose the 225. Quindi se compro la put 35, se a scadenza il sottostante è a 35, il valore dell'opzione è 0 e quindi ho perso l'intero premio pagato. But if I look at $25, the stock did as I predicted, it went down $10, and therefore, less the cost of what I paid for it, my profit is $7.75. Se invece avevo ragione il titolo scende per dire a $25, l'opzione vale 10, tolto il premio pagato mi resta 7,75 di utile netto. And if I was totally wrong and the stock went to 40 instead, I lose only the $2.25. E se avevo completamente torto, il titolo è decollato, io comunque al massimo perderò il premio pagato. Remember, the total premium when you pay is all you can lose. The seller has the risk when he sells, not the buyer. He can only lose what you pay, what he pays or she pays. Ricordatevi che chi compra opzioni al massimo può perdere il premio, invece il rischio è tutto in capo al venditore allo scoperto. So, for the break even here, we buy a 35 strike put at 225. We know mathematically that our break even point is 225 below the stock price. So at 32.75, everything below 32.75 is profit. Come nel caso dell'acquisto di call c'è un break even di cui tenere conto, nel caso di put si fa strike meno premio anziché strike più premio. Nel caso dell'esempio il break even è a 32.75 e qualsiasi sia il prezzo del sottostante a scadenza, se è sotto quella soglia si traduce in un profitto. Why do you buy puts? Why do you use puts? You are negative on the underlying stock, or you want to speculate from a profit in the decline in the stock price, or it's a safer alternative than to short sell the stock. You use a small cash outlay, you have leverage profits, you have limited risk, and you don't have to deal with margin of short stock. Perché comprare put, se avete una view ribassista sullo strumento che state analizzando, volete guadagnare da una discesa del prezzo, è un'alternativa più sicura rispetto all'andare corti sul titolo perché avete una ridotta quantità di capitale in uscita, avete un profitto a leva, avete un rischio limitato se le cose vanno male e non siete tenuti a versare margini. You could also use a protective put, so if you own 100 shares of a particular stock, you could purchase protection. Potete usare le put anche a scopo protettivo, se avete 100 azioni di un titolo pagato $42 e siete preoccupati che il titolo possa scendere, potete comprare una protezione. For one protective put you would buy stock selling at $40, you would buy one XYZ put, and you could exercise your put if the stock went down, or you could just monitor the put should move in sequence with the stock price when it becomes in the money. Se, per esempio, potete comprare una put protettiva strike a 40 che vi dà il diritto di liquidare il titolo a 40 e quindi in caso di crollo delle quotazioni avreste comunque un rischio limitato. XYZ is trading at 42. I buy a 60 XYZ 40 put at $1.55. So my total premium is paid at 155. What's the most I can lose? Allora, se per esempio ho comprato il titolo a 42, compro una put 40 a 60 giorni pagandola a $1.55, ho un premio pagato totale di $155. Quant'è il rischio totale? So my total risk is 155. If the stock price is minus the break-even point for the put, the stock is at 42, so 40 minus 155 will give me 355. But because I own the stock and I own the put simultaneously, I still retain the advantage of the stock going higher. So I maintain exposure on the long side, but I buy protection for the downside. Il rischio massimo è dato dal fatto che ho il titolo comprato a 42, se le cose vanno male avrò il diritto di venderlo a 40, quindi perderò $2, ma ho anche pagato il premio per l'opzione di copertura, quindi in tutto ne perderò 3,55. Però questo mi garantisce di mantenere la potenzialità rialzista del titolo. And here we can see it in the graph form. The stock price paid plus the put protection paid is $43.55. My maximum loss is what I paid for the option. My stock price minus my break-even point for the put is $3.55. In questo caso vediamo il grafico del profilo di rischio rendimento delle due componenti. La linea tratteggiata è il titolo comprato, l'altra linea è l'altra linea è la risultante del titolo comprato più la put protettiva, che mi fa un break-even a 43,55, però ho un rischio limitato verso il basso e un potenziale illimitato verso l'alto. We can also conversely sell calls and puts as well as we can buy them. We can do a covered call. So if you own the underlying share, you can sell an option against those shares. You own 100 XYZ at 52. And this is a strategy only if you're neutral or only moderately positive on the stock. Okay, if you are just looking for income, you can sell a call option against your 100 shares. So in this example, we sell a 90-day XYZ 55 call at 175 or a total premium of $175. Okay, la covered call è la vendita di call coperta dal possesso del sottostante ed è una strategia molto popolare, molto diffusa perché è un modo di farsi fondamentalmente una rendita su un titolo che si possiede, che però ha senso soltanto quando si è da neutrali a leggermente rialzisti lungo un certo orizzonte temporale. Consiste nel detenere il titolo, per esempio in questo caso a $52, e vendergli contro una call 55 a $1,75. Quindi si incassano $175 su un titolo che ci si aspetta resterà più o meno stabile fondamentalmente. But for every strategy, there are different risks and rewards. Come sempre accade, in ogni strategia ci sono vantaggi e svantaggi. Okay. So, I own 100 shares at $52. I sell a call at $1.75. That $1.75 gets posted to my account as a credit. Okay, ho il titolo a 52, vendo una call 55 a $1,75 che mi vengono accreditate sul conto. Ok. If the stock goes down from 52, I would lose $2 on the stock, but the option goes out worthless, so I make $1.75, my loss is limited to 25 cents. Come vedete è anche una protezione al ribasso moderato, perché se il titolo dovesse scendere a 50 alla scadenza dell'opzione, la perdita maturata sul titolo fino a quel momento lì sarebbe quasi interamente coperta dal profitto mantenuto sull'opzione venduta. My best payout is at the strike price of 55. Il payoff migliore che si può ottenere è esattamente allo strike. Because I make $3 on the stock, but I also make $1.75 on the option. Perché l'opzione scade at the money, quindi è comunque a valore zero e quindi continuo a conservare l'intero premio incassato e in più guadagno $3 dal titolo. But as you can see, the higher the stock goes, I make no more money because I am capping the growth of the stock at the strike price of 55. Lo svantaggio è che se ho sbagliato e il titolo sale fortemente, ho messo un limite massimo al mio profitto perché quello che guadagnerei sul titolo viene compensato dalla perdita sull'opzione. Questa è una strategia popolare negli Stati Uniti, specialmente con Securitas senza pagato un dividend. Perché quando usare l'opzione di cover call, collect the premium is essentially like a dividend. Sure. Yeah. Sì, è un modo fondamentalmente molto popolare di cercare di incassare un dividendo periodico sulle azioni che si detengono in portafoglio. Ok. I own 100 shares of XYZ at 52. I sell the XYZ 55 call at 175. So my break even is the 52 minus the 175 is 50.25, meaning the stock can go down a little bit and I will still make money. Below 50.25, I start to lose, just like a naked stock. Sì, se avessi solo l'azione al di sotto dei $52 io andrei immediatamente in perdita. La covered call, come dicevamo prima, garantisce anche un piccolo paracadute ribassista al titolo, per cui il break even non è a 52 ma è a 50,25. Ok, to underscore, the covered call is not a protective position for a market crash. Però attenzione che la covered call non protegge dai crash di mercato. You use a put for that. Si usano le put per quello. Ok. Stock prices rising above expiration, what do I do? You have to either be prepared to sell that stock at the strike price if assigned. Se vi siete sbagliati e il prezzo sale molto di più di quanto vi aspettate, dovete essere preparati a dover vendere l'azione sottostante, che è un obbligo in caso si venga assegnati. Or you could buy the short call back and sell a higher call. Se non volete rischiare di dover consegnare le azioni, potete chiudere la call venduta e magari venderne un'altra su uno strike più alto. If the stock price goes down, the risk is on the stock that you own. So the premium received only offers limited protection. Se il titolo scende, il rischio è tutto in capo al titolo che avete in portafoglio, perché il premio ricevuto limita il rischio soltanto fino a un certo livello. After expiration of that call, you can choose to sell another call or just wait for a more opportune time to sell that call. Dopo la scadenza, se ne avete l'opportunità, potete vendere un'altra call, oppure se il titolo è sceso troppo, potete aspettare nuove opportunità. Okay, so it is a strategy that's appropriate for neutral to moderately bullish. You're looking to increase income. Profits are limited when the stock price rises above the strike price. Losses occur in the stock price if the stock falls below the break even. And of course, you are obligated to deliver the shares that you own if you are assigned on your short call. La strategia è quindi appropriata per una view da neutrale a moderatamente rialzista. Se state cercando di incrementare i vostri redditi in un mercato stabile, i profitti sono limitati quando il prezzo dell'azione sale, perché comunque, abbiamo visto prima, c'è una compensazione tra il profitto del titolo e la perdita della call. Le perdite si manifestano quando il prezzo dell'azione scende sotto il punto di pareggio e se il prezzo sale avete l'obbligo di consegnare le azioni al prezzo strike. Ok. Selling puts. XYZ is currently trading at 50. And you are positive on the stock. You could buy the stock, but if you're interested in buying the stock on a 10% pullback, there's an alternative way to purchase that stock. And remember, if you are the seller of the put, you have the obligation to buy it. So you could instead sell a 60-day XYZ 45 put at 170. Okay, se l'azione XYZ è al momento $50 e avete aspettative... Avete aspettative rialziste sul titolo, okay. Ma non volete comprare... Che succede? Non lo so, sembra un problema di microfono però. Ok, ci riprovo. Okay. Quindi l'idea è di comprare l'azione soltanto a un prezzo leggermente minore di quello che sta battendo in questo momento. L'idea è di cercare di cogliere l'opportunità di comprare a un 10% in meno rispetto alle quotazioni attuali. Allora, o mettete dentro un ordine di acquisto sul titolo, validità, non so, un mese, aspettate di vedere se succede qualcosa, o nel frattempo incassate comunque qualcosa vendendo una put 45, perché se il titolo scende e va sotto lo strike, avete l'obbligo poi di comprarlo a 45, che era quello che effettivamente avevate intenzione di fare. Se invece non scende, voi comunque intanto avete guadagnato il premio vendendo la put. Ok, mi è nato il microfono, la batteria è morta. Ah, ok. Okay. So it was you, not me. Yes. Okay. So instead, yes. Yes, you can have them. I will make them available to you. And also, I give you my email address. So if you have questions, you can send me an email, and I promise I will respond. You can get it from Maurizio, but it's grigolettofinance@gmail.com. Okay. Okay. So, if we're selling puts, can you hear me? Okay. If we're selling puts, we sell one XYZ45 put at $1.70. At expiration, the stock is above the strike price, and the put expires, I get to keep the $1.70, ok? Come dicevamo prima, il vantaggio del vendere la put per cercare di fare l'acquisto del titolo a sconto è che se il titolo non scende, io a scadenza comunque mi tengo un profitto di $1.70. But if the stock is below the strike price and the put is now in the money, then I am assigned. Se invece a scadenza sottostante sotto lo strike si viene assegnati, and I have the obligation to buy the stock at the 45 strike. E dobbiamo comprare il titolo a $45. But remember now that my effective stock purchase price is not 45 because I sold the put for $1.70. I'm actually buying the stock at 43.30. Se consideriamo il fatto che comunque avendo venduto la put abbiamo incassato $1.70, è come se comprassimo il titolo effettivamente a 43.30. So I ask you, what is the difference between putting a purchase order for stock in at 45 versus selling a put at 45? The advantage to you, if you really want to buy the stock, is to sell the put instead. Quindi qual è la differenza tra mettere un ordine di acquisto del titolo a 45 o vendere una put 45? Che se volete veramente comprare il titolo, la strategia vincente è vendere la put. Okay. So, as we explained, the break-even now is 43.30, not at 45. Ok, sì, quindi il break-even, come abbiamo già visto, qui è a 43.30, non a 45. Okay. And to summarize, if you want to purchase stock, you have to be mentally prepared because the stock price could fall significantly through your strike price. But again, that is no difference than if you bought the stock. However, you have to understand that when you sell the put can go, the stock price can fall through the strike price. Sì, da un certo punto di vista si potrebbe dire che vendere la put significa esporsi al rischio di avere l'obbligo di comprare il sottostante, ma in fondo era proprio quello l'obiettivo, quindi se l'alternativa è comprare il titolo è comunque meglio vendere la put. And also, even if the stock price is below the strike price for a very brief period, it doesn't necessarily mean you will be assigned. E comunque se durante la vita dell'opzione il sottostante scende sotto allo strike per un breve periodo, non è detto che saremo assegnati. But thinking ahead like a chess player, once you are assigned, you have to have the money to buy the stock. Sorry, when you're assigned? Once you are assigned on the short put, and you are now long stock, you have to have the money to purchase the stock. Ok, so, quindi guardando sempre un passo avanti, tenete sempre presente che se foste assegnati in un certo momento della vita dell'opzione, dovreste avere il denaro per affrontare la spesa dell'acquisto del titolo. And of course the consolation prize is that if the stock goes up, you get to keep the premium. Il premio di consolazione comunque è che se poi il prezzo dell'azione rimane stabile o sale, vi siete tenuti il premio dell'opzione. Dell'opzione, sì. Does this not sound a little bit like insurance for your house in case of a fire or your automobile? okay? It's virtually the same kind of thinking. What is my risk? What is my reward? Insurance companies have to calculate this risk every day. È un po' il lavoro che fanno le compagnie di assicurazioni, che prendendo su di sé i rischi di una certa serie di eventi, devono costantemente tenere sotto controllo le probabilità degli eventi stessi. Okay, for the summary. So, investors and traders should always have a plan. It includes realistic expectations of the goals that they hope to achieve. They have to understand the option pricing factors. They have to use the option pricing model to explore the best and the worst case. You run through the scenarios in advance of your trading. You set your expectations accordingly. And who ultimately decides for the prices in the market? It is everyone, all of the individuals, all of the traders, all of the banks. Ok, quindi per riassumere, sia gli investitori che i trader devono avere un piano che includa aspettative realistiche in merito agli obiettivi che sperano di ottenere, devono capire quali sono i fattori che incidono sul pricing delle opzioni, devono usare i modelli di pricing delle opzioni per esplorare i best e worst case scenarios in anticipo, prima di entrare nel mercato, e stabilire le proprie aspettative coerentemente con queste analisi. Alla fine di tutto, chi determina i prezzi delle opzioni è sempre e comunque il mercato. Ok, grazie a tutti. Alan, grazie di cuore per averci raggiunto qui a Milano. Grazie a te, Maurizio. Grazie molte, speriamo che sia la prima di una serie di occasioni in cui puoi diffondere la tua grande cultura sulle opzioni al pubblico italiano e al pubblico di Traders Magazine. Bene, proseguiamo e ci ha raggiunto Fabio Gaudioso di WeBank. Fabio è un grande specialista di opzioni, credo che avrà qualche cosa da dirci. Il mercato americano ancora non è aperto, ma mentre lui parlerà avremo proprio l'apertura del mercato americano, quindi quei piccoli guizzi di volatilità che Fabio è abituato a descrivere con la professionalità che lo contraddistingue. Fabio è molto più bravo a tradare opzioni che non a inserire i cavetti del non è quello, neanche quello, dall'altra parte. Ah, ok. Ah, ma il VGA ci vuole. Ok. Vediamo se riusciamo a far vedere il video di Fabio. Ok, Fabio, ci accompagni fino a qualche minuto dopo l'apertura dell'orario americano? Il VGA non ce l'hai? Cioè scusa, l'HDMI. Dalla regia probabilmente abbiamo bisogno. Ce l'hai fatta? No. Probabilmente abbiamo bisogno di aiuto. Sì, cioè è connesso con la. Ma forse questo è il problema. Tecnico, quindi Stanno arrivando i soccorsi. Io ho preso questo ma non so se era... Eh no, il VGA non è collegato su, ah, è quello il problema. Qui abbiamo un'uscita. Non credo che questo abbia... Sì, no, non so, io ce l'ho. Io non lo vedo. Dietro ce l'avrei, ma è sport. Ma è troppo professionale. Non è stato più tagliato perché guarda che le macchine hanno quell'altro. Io prendo un lettore display port. Devi usare per forza quello perché hai detto quello. Perché lì non si può installare niente. Ok. Cerchiamo anche il capo. Esatto, anche quello. Io faccio solo la giro di lettore perché è strabavita quella. Ecco, intanto vi anticipo che subito dopo l'intervento di Fabio ci sarà la seconda parte dell'intervento di Rakesh Shah, che approfondirà gli argomenti sviluppati questa mattina. Subito dopo l'intervento di Rakesh faremo magari una piccola pausa e poi ci godremo l'ultimo intervento, che è quello di Emilio Tomasini, sui titolini e sulle azioni di borsa italiana. Bello della diretta. Certo. Tanto che arrivano io posso anche parlare, non è certo, che prego. Devo aspettare, posso stare zitto. Dunque, intanto buongiorno a tutti. Io oggi, sperando che mi attivano il PC, volevo farvi vedere qualcosa di live sui mercati, quindi non voglio farvi delle slide o altro, credo di non averle mai fatte, le slide. La cosa che io preferisco è sempre guardare il mercato e vedere cosa fa il mercato e commentare questo. Vi volevo far vedere una cosa che è successa ieri sera sui mercati, che con i software che appunto spero di potervi far vedere si è colto immediatamente, ovvero ieri pomeriggio con i mercati che scendevano, a un certo punto mi sono accorto con i software collegati alla T3 Open, che si chiama B-Trader Iceberg, mi sono accorto di un'anomalia sulla volatilità delle opzioni, che è un qualcosa che io osservo tantissimo, sono gli skew di volatilità, le curve di volatilità. Sulle opzioni che scadevano oggi, sui mercati americani, sull'SP500, c'era il market maker che prezzava in maniera incredibile le call. Incredibile, come poi vi farò vedere, è quasi 3 volte, in termini di volatilità. Quindi io avevo il mio skew di volatilità delle call, che era molto più alto rispetto a quello delle put. Inoltre avevo notato un'anomalia sulle opzioni in the money, che avevano una volatilità molto accesa, cosa abbastanza anomala, e di solito quando succede è perché vendono put in the money e perché vogliono andare dall'altra parte. Queste cose che abbiamo visto proprio in diretta, l'SP era intorno al 65-66, 2005-65, tra l'altro c'era anche la media mobile 20 giornaliera che non rompe da quest'estate, è diventato una trend dinamica supportiva importante, vale anche per il DAX, che continua a mantenere nello stesso modo. Da lì è partito un movimento violentissimo che ha portato l'SP a chiudere quasi ai suoi massimi di seduta a 84. Oggi, che c'è la scadenza tecnica, in realtà poi credo che sia anche giorno festivo in America, c'è una sorta di festività oggi, quindi è una giornata un po' abbastanza piatta. Io le curve di volatilità ce le ho completamente simmetriche, quindi non ho né prevalenza di call né prevalenza di put, quindi non mi aspetto oggi movimenti in tal senso. Quindi è una cosa che spero di riuscire a prevedere, perché è molto carina. Quello che io dico sempre agli eventi, ci tengo a sottolinearlo, è che poi oggi l'argomento opzioni è trattato parecchio, quindi è anche la giornata giusta, magari sono cose che sono già state dette, le opzioni comandano sul mercato, su questo è un dato di fatto, non è opinabile, è una certezza. I volumi sulle opzioni sono 30 volte superiori a quelli sui future. Sul DAX voi andate sull'Eurex, il sito dell'Eurex, www.eurexchange.com, vedete le statistiche, ci sono 30 volte, anche 35 volte i volumi più alti delle opzioni rispetto ai sottostanti. In America ancora di più, i volumi sono ancora più alti, quindi le opzioni comandano. Prima Grigoletto ha detto che il SIMI ha inserito le opzioni settimanali per agevolare le coperture eccetera eccetera, poi in realtà il motivo è uno solo: far fare più eseguiti, punto. Su questo non c'è un altro motivo, è quello. Hanno levato le opzioni mensili, hanno messo le settimanali, hanno aumentato il rischio, perché nel momento in cui le opzioni sono vendute, quello è un dato di fatto, perché le opzioni sono vendute. In pochissimi comprano le opzioni. A me piace comprarle, però le opzioni sono vendute, perché poi il premio a scadenza va a zero. Quindi mettere le opzioni settimanale fa sì che i venditori di opzioni hanno semplicemente più occasioni, più trade da fare, perché invece di farne una volta al mese, la fanno 4 o 5 volte al mese, perché sono settimanali. È anche vero che, essendo le opzioni più efficienti al mondo, una base di 5 punti, consentono anche fare cose carine. Speriamo che il tecnico tanto stia cercando nella scatola, nel cassetto nascosto, il cavetto, se no tanto io vi faccio vedere. Volevo farvi vedere un'altra cosa, ma mentre parlo entriamo su questa qua, così. Quindi, fatta questa premessa, io personalmente con le opzioni osservo i DPD, che sono i punti di difesa degli investitori istituzionali. Questo è il sito di Play Option, dal quale io poi prendo i software che utilizzo, che sono interfacciati con la T3. In particolar modo l'Iceberg e la B-Trader è il software che utilizzo proprio per questo motivo. Adesso accediamo a questo. Questo è un software di backtest. Collego un attimo, altrimenti poi mi vedete la mia password, portate pazienza. Password 1234, password complessa, no, non è quella. Ok. No, visto che c'è anche la diretta, poi diventa un casino. Allora, questo software che io utilizzo per fare il backtest delle strategie, adesso lo useremo, visto che, ripeto, non avendo il cavetto, io avrei improvvisato comunque, però mi adatto a quello che è la situazione attuale. È un software di backtest delle strategie, che sulle opzioni è una cosa molto importante, perché voi non potete avere uno storico delle opzioni, perché non c'è, a meno che non vi salvate i dati, non c'è uno storico delle opzioni. Il fatto che esista un backtest, è vero che il passato è passato, però la statistica sulle opzioni è fondamentale. Per esempio, se io cerco uno strumento, prendiamo il DAX, visto che è uno strumento molto volatile che penso voi tutti conosciate. Se io voglio verificare che una strategia di short, di put, su DAX sia o meno profittevole nel tempo, io la cosa che devo fare è non vedere in 2 o 3 settimane se ha funzionato, ma vedere se nel passato mi ha dato dei problemi. Quindi io mi vado, ad esempio, a mettere un OTM, quindi fuori dalla base, diciamo il 2% di distanza. Io tutti i mesi, con scadenza 20-30 giorni, mi vendo una put OTM, a prescindere da come sia il mercato. Lo faccio sistematicamente tutti i mesi. Questo è il payoff che mi viene determinato, quindi ho un incasso di un premio. Se il mercato sale è mio, se sta fermo è mio, se scende, non troppo, è mio fino al 2%, se scende troppo io vado a fare una perdita, tra virgolette, illimitata, anche se poi il limite è lo zero. Se io clicco su esegui e gli dico fammi un backtest di questa strategia nel tempo, vediamo un po' cosa ci dà come risultato, sono la bellezza di numero di strategie fatte in mesi, sono 139 mesi, quindi sono diciamo più di 10 anni di backtest, direi che è sufficiente, anche perché il mercato più indietro del 2007-2008 era un altro mercato, non a poco attinenza, mi fa bene il 77% di trade vincenti, quindi uno dice, beh, 2 su 3, anzi più di 2 su 3, il 75% è una performance, anzi 77% è assolutamente valida, però c'è un problema, l'equity finale è meno 5.432, quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va, le strategie perdenti sono solo 32, le vincenti 107, io qui ho tutti i prezzi delle opzioni, perché il software ha un calcolatore che mi calcola il prezzo delle opzioni nel passato, in base alla formula di Black-Scholes calcola con la volatilità storica, mi va a calcolare nel 2006 quanto voleva quell'opzione, se io vado a prendere il grafico e la vado a graficare, vedo che all'inizio andava benino, poi appena è arrivato un botto sul mercato, qui sono Lehman 2008, 2011 c'era stato Fukushima e poi l'estate tremenda dei mercati nel 2011 e questi drawdown spaventosi che io chiamiamoli cigni, nota di redazione, è un anno che non abbiamo un crash sui mercati, crash violento, vedete che è un bel po' che questa strategia va bene, ma lo vedo anche dal grafico, perché il mercato non ha avuto drawdown, quest'anno è il record storico, non è mai successo nella storia dei mercati mondiali avere un anno con un drawdown così basso, non è mai successo prima. Questo vuol dire, è vero che siamo a novembre, Natale vicino, il rally vicino, però è difficile che un anno così si ripeta, che non è mai successo un anno con un drawdown così basso. Quindi i cigni me li sono presi tutti in faccia e ahimè la strategia non porta a un profitto adeguato. Quindi non si vende put a meno 2%, perché la statistica mi dice che è perdente. Ma se io faccio una piccola correzione e ci metto un pavimento alla perdita e gli metto, intanto se la regia ci facci sapere, come dice Fantozzi, se... Io avrei altre cose molto più belle da far vedere di questo, solo per quello. Se io gli metto un... Anche perché poi per effetto dello sciopero abbiamo necessità di chiudere. Se io metto un tetto alla perdita, gli metto un acquisto di una put al 4% di distanza, quindi il mio payoff cambia completamente perché rinuncio a una parte del premio per avere comunque una certezza di una perdita massima, è una strategia, questa è una sorta di piccola gamba di un Iron Condor nella parte put, è una strategia che può portare positività, vediamolo insieme, riepilogo, io ottengo il 74% di trade vincenti, quindi la percentuale non è tanto distante, però l'equity finale è più 1154, certo io per 10 anni mettere tutta questa strategia per me non lo faccio, però la cosa cambiano e il grafico, come vedete, c'è stato un momento in cui ha fatto la sua perdita, che ha raggiunto la massima perdita che è quando c'è stata Lehman, in assoluto. Però è molto più stabile rispetto all'altra, che invece è molto più negativa. Quindi le vendite di put lo si fanno con il pavimento di copertura, se uno proprio la vuole fare, la fa. Poi in realtà cosa bisogna fare? La vendita di put o di call, ricordate che è molto più pericoloso vendere una call di una put. Su questo non ci piove. Ultimamente è molto pericoloso perché una volta si diceva che si saliva dalle scale e si scendeva dall'ascensore, adesso è quasi l'opposto. Cioè si sale con l'ascensore, si scende dalle scale. I mercati sono molto cambiati. Però la vendita di una call è molto più difficile da difendere perché se il mercato sale la volatilità scende, normalmente così. Quindi se io devo rollare una call che mi va contro, Intanto ho una perdita infinita perché non so quanto può salire. Ci sono trader che dicevano che 2000 doveva scendere l'SP. Guardavo su Facebook stamattina un trader, senza fare il nome, diceva che l'anno scorso diceva sono dei buffoni, non dovevano salire così tanto, adesso li aggiusto io e scenderanno. Era 2169 di SP. E poi il mercato è andato a 2005. Quindi non c'è limite alla salita. Difendere una call è molto più complesso. Le put... è vero che sono molto più veloci nella discesa, però scendendo la volatilità si gonfia, i premi si gonfiano e quindi io posso spostare la mia strategia nel tempo. Regia, abbiamo nessuna soluzione? Zero. Io vi ho preparato delle cose fantastiche, buttate in pattumiera, mi spiace. Ma io così te la butto lì. Se a te piace di fare un webinar con noi per dimostrarci quelle cose fantastiche... Magari. Io prendo 20.000 euro al giorno. Lo so. Che allora, facciamo così. Sei un po' prezzolato, però. Allora, visto che adesso, tra l'altro, sta per aprire il mercato americano. No, voi aperto, non lo... aperto. Ah, quindi sono già perfetto. Da 8 minuti. Ha già aperto. E mi spiace non potevi farvi vedere la piattaforma perché vi avrei fatto vedere delle cosine. Magari vi dico cosa vedo e ve lo dico a voce, purtroppo non posso fare altrimenti. Stasera è la scadenza tecnica. La T3 ha messo recentemente le opzioni sul mercato Nasdaq, quindi sul future Nasdaq, sia settimanali che trimestrali. Credo che non ci siano broker italiani che hanno le opzioni settimanali sui mercati americani, credo che siamo gli unici. Le opzioni settimanali sono carine, molto carine, per fare delle strategie dove io ho un rischio molto piccolino per ottenere un beneficio molto ampio. Tutte le strategie in opzioni personalmente che io consiglio devono avere un rapporto rischio-rendimento superiore a 1:3, altrimenti non ha senso farla. Vuol dire che io rischio 1 per fare 3 di guadagno. Meglio se il rapporto è 1:5, 1:6. 1:7. Dice, sì, ma come faccio a fare una cosa con un rapporto del genere? Allora, il venerdì in generale è ideale per fare strategie. Ripeto, mi rammarico di non avere la connessione perché vi avrei fatto vedere quello che stamattina, andando a un corso di un broker concorrente, avevo messo giù proprio per farvi vedere oggi. Era sul DAX, perché oggi scadeva il DAX. Stasera scade l'SP, che in questo momento batte 2.579, per la precisione, sì, 2.579, se io devo usare il future, ci vogliono mediamente $4.500, euro, scusate, per l'overnight, a meno che non uso l'intraday, però l'intraday io, lo dico contro il broker, lasciatelo stare l'intraday. L'intraday vi dà una leva, vi fa fare più contratti di quelli che potete fare. Lo dico veramente contro l'interesse perché WeBank più eseguiti fate più contento. Io preferisco che voi andate a mercato e ci rimanete più tempo. L'intraday lasciatelo stare, perché fare un mini DAX con 1.000 euro di margine intraday non esiste, è poco, è veramente poco. Un mini DAX sono 70.000 euro circa di controvalore. Quindi con 1.000 euro, io sul conto ho 5.000 euro, posso fare 5.000 DAX, posso fare il controvalore di un DAX grande che sono 300 e passa 1.000 euro. Non esiste che io con 5.000 euro vada a mercato, anche perché se sbaglio quel colpo mi azzera il conto. Ed è l'ultima cosa che io voglio, che voi azzerate il conto. Quindi l'intraday è meglio lasciar stare. Un DAX grande ci vogliono 23.000 euro. Alcuni broker esteri addirittura ne chiedono 30, 35. Se io un intraday con 6.000 euro posso trattare un DAX... a meno che non sono uno scalper che faccio dentro e fuori molto veloce, è molto pericoloso, quindi io vi invito a evitare di utilizzare la leva a mercato. Io preferisco insegnare le opzioni perché, parlavo dell'SP, 4.500 euro di margine, 2.579 il prezzo attuale, volete andare short o long? Ditemelo voi. Preferite andare a ribasso o a rialzo? Decidete voi, per me è uguale. Io non stiamo facendo consulenza, stiamo semplicemente mostrando cosa si può fare. Andiamo a rialzo, ok. Che è anche la cosa un po' difficile, dico, siamo sui massimi, andare a rialzo. Invece di 4.500 euro, una trade che dura da adesso fino alle ore 22, poi si può fare anche su altre settimane, però vediamola su qua, io ho qua il prezzo delle opzioni e vedo l'ATM, voi non la vedete quindi mi dovete sentire e basta, la 2580, la call vale 2,70, la put vale 4 punti. Per effetto di una formula, di una legge delle opzioni, una base ATM, se fossimo a 2580, la call e la put avrebbero lo stesso identico valore, avrebbero la stessa cifra. Questa è proprio la formula della put call parity, non si esce da questa cosa. Il fatto che la call valga un po' meno è perché vale 79 il sottostante. Allora, se io voglio andare long, ci vogliono 4.500 euro di margine. Io adesso, invece di andare long con il future, mi apro il mio calcolatore dei margini. Voi ovviamente dovete sentire quello che io dico e fidarvi, purtroppo è così. Noi abbiamo un calcolatore margini in real time che vi consente di simulare le cose e l'ultima cosa che io faccio è comprare un'opzione ATM perché è l'opzione che vale di più in assoluto, anche se oggi essendo la scadenza tecnica i premi sono più bassi. Allora io oggi vado long e mi compro la call 2575, è un'opzione in the money, vale la bellezza di 5,75 punti in questo momento. Se io la metto in portafoglio e la compro, ogni punto sono $50, quindi sono circa $275 di spesa. Il delta, perché bisogna vedere anche questo, di questa opzione, e questo lo vedo col software, ripeto, a questo punto facciamo così, noi facciamo... È una cosa che avrei già voluto fare, lo sapete voi in anteprima. A gennaio e febbraio organizziamo l'Option Day, 2 giorni, in cui parliamo solo di opzioni, facciamo un giorno di teoria e un giorno solo di pratica, cioè io voglio trader che cliccano e vanno a mercato, quindi faremo un giorno in cui faremo vedere la teoria ma non la call, facciamo vedere teoria di strategie eccetera eccetera, l'altro giorno facciamo operatività a mercato, cosa dici? Fantastico. Perfetto, la facciamo a gennaio e febbraio, quindi ce la prendiamo in parola. Posso avere ancora 2 minuti? Io? Ok. Allora, la 2570, lo vedo col software, ha un delta, il delta vuol dire quanto si muove l'opzione al variare del sottostante, di 0,8. Le opzioni settimanali hanno un vantaggio enorme, hanno le greche molto sensibili. Cioè il delta va a 1 in un attimo perché scade oggi. Quindi questo 0,8 di delta, se l'SP sale, diventa delta 1 in 2 minuti. Perché scadendo oggi l'effetto tempo non c'è. La volatilità in questo momento implicita è intorno ai 13 punti percentuali. Non è bassissima. Non è neanche alta, non è bassissima. Allora, se io spendo 5,75, invece di avere 4.500 euro di margine, perché è quello che vuole SP, me ne bastano $275. Già qui capite che c'è una differenza abissale. Io sono long di SP con $275, invece di usarne 4.500. Già così anche chi non sa nulla di opzioni capisce che è un vantaggio. Lo svantaggio è di non avere un delta 1, ma vi ho appena detto che se sale un delta 0,8 diventa delta 1 in 2 minuti. Quindi non ho svantaggi. Il vantaggio grosso in più qual è? Che se mi fa uno spike in giù e io non ho neanche fatto in tempo a mettere lo stop, il mio stop è il premio pagato, non posso perdere di più, è matematico, perché più del premio non posso perdere, quindi in questo momento vi sto elencando solo vantaggi, non ne vedo di svantaggi. Se io ho 5.000 euro sul conto posso farne 3 o 4 di queste, invece di investire $275 ne investo 1.000, 1.100, però ho una potenza di fuoco di 5 SP, non 1, ok? Poi cosa succede? L'SP sale, io ho più possibilità. Una è quella di chiudere la posizione e vado in pizzeria col guadagno fatto. 2, vendola col ATM di quel momento, mi incasso tutto volatilità e greche perché l'ATM vi ho detto che è quella che vale di più, probabilmente mi recuperò il premio speso per l'acquisto dell'opzione, tutto il resto è guadagno. faccio un esempio, ho preso la 70, la call 70, va a 84, a 85 mi vendo l'opzione, a TM incasso lo stesso premio dell'opzione pagata, ideale, proprio. Se va su mi guadagno da 70 a 84, 15 punti, gratis, è una trade gratis. Poi magari se sono anche furbo mi vado anche a comprare una put a 80 che pagherò 30 centesimi, si sa mai che poi decido di scendere così mi congelo il guadagno. Con le opzioni settimanali si possono fare un sacco di cose. Questo è un esempio. Poi si può fare una cosa che in borsa non si deve fare mai. Si può mediare. In borsa non bisogna mai mediare, perché se mediate state andando contro il mercato che vi sta andando contro. Quindi, quanta gente ieri si è fatta male? Ma tanta. Tanta gente, il DAX ieri ha fatto meno 2, non lo faceva da quest'estate una candela del genere. Tutti a comprare, al primo ribasso tanto sale, tanto sale, tanto sale, poi quando è salito il conto era già bello che è andato, perché quando il DAX ti fa 220 punti di discesa e non aveva abituato da tempo a 220 punti di discesa, ti fa fuori 3 mesi di guadagno. Ve lo dico perché ho visto tanta gente che si è fatta male in questo senso. Io posso mediare perché? Perché se mi va contro la mia perdita è certa. Allora, una tecnica che si può utilizzare sulle opzioni settimanali è quella di, mettiamo che adesso sta sempre lì, non si è mosso, mettiamo che scende di 3 punti, invece di comprare il secondo SP come future, sto cercando di generalizzare, non è che dopo 1 o 3 punti ne compro un altro, mi compro un'altra call, ovviamente la call varrà meno, invece di 5 varrà 2, poi magari scende ancora e io dico no, io devo guadagnare da questa trade, insisto, ne compro un'altra, però a quel punto io mi compro una put e faccio 3 call contro una put, che è quello che io stamattina ho fatto sul DAX. Il DAX quando è andato a 130 si è presa una call 2150, è sceso sempre call 2150, è sceso ancora 2150, però contemporaneamente si è presa una put 13,2 sulle settimanali. Il vantaggio delle settimanali è che durando poco non ho problemi, soprattutto le endemone, non ho problemi di volatilità, perché per le opzioni in base la volatilità non ci tange, perché ricordate che la volatilità impatta solo sul valore non intrinseco e un'opzione in the money è tutto intrinseco. Intrinseco significa che una put 12.000 sul DAX, se siamo a 11.8 e vale 202 punti, 200 sono intrinseco, 2 è temporalità e greche. Quindi un'opzione in the money di volatilità non ha praticamente quasi mai nulla. Ed è un vantaggio questo. E con le opzioni settimanali si possono fare queste strategie. L'ultima cosa poi mi taccio, tanto è rimasto inchiodato lì a 78, non si è mosso nulla, è quella di poter fare spread trading con le opzioni. Noi col calcolatore margini abbiamo gli stessi margini che chiede la cassa SIMI in questo caso. Chi vuole fare l'Eurex c'è l'Eurex. Io posso fare, adesso che ho le opzioni sul Nasdaq, posso fare spread tra Nasdaq e SP500, cosa che prima non potevo fare se non col future, con le ovvie conseguenze che comportano. Se io vado long di SP e a un certo punto vado short di Nasdaq perché ritengo che il Nasdaq sia cresciuto troppo rispetto all'SP, quindi punto a creare una differenza tra i due, comunque vada, da uno ho una perdita, dall'altro un guadagno, a meno che mi vanno tutti e due contro, può succedere, però è abbastanza raro. Se io invece mi compro una call sull'SP e mi compro una put sul Nasdaq, il massimo che posso perdere è il premio pagato, quindi potenzio tantissimo lo spread trading su questi due strumenti. Se poi lo faccio su strumenti settimanali dove, avendo un tempo molto piccolo, il premio è piccolo, perché è un dato di fatto che se prendo un'opzione a giugno ha un premio X, se prendo un'opzione a breve scadenza ha un premio molto più basso, la cosa diventa interessante. Senza entrare nel merito delle strategie, che non è il mio scopo oggi, con le settimanali integrate con le opzioni lunghe, di lunga scadenza, si possono fare veramente delle cose interessanti, molto interessanti, magari ne parleremo proprio all'evento che andremo a fare. Quindi mi spiace non avervi fatto vedere quello che ho preparato, al limite invito, se avete voglia, noi il 16 avremo qua un evento mensile con Massimo Vita, il gruppo Tartarughe, tutti i mesi andiamo a fare ogni mese, in cui loro hanno un gruppo di più di 1000 persone dove fanno formazione gratuita tra di loro, io ci sarò anch'io in quella giornata. Queste cose, ecco, se volete mi prendo l'impegno di farvele vedere in quella giornata, visto che mi porterò io da casa il cavetto VGA, così non si sbaglia. E io ho finito, okay. A meno che non... Grazie Fabio, veramente è sempre un grande piacere quello di ascoltarti, di sentirti, anche se oggi la tecnologia non ci è stata di aiuto. Ma certamente gli appuntamenti che hai dato saranno quelli che il pubblico segnerà in agenda. Chiederei a Rakesh tanto di preparare il computer, please Rakesh, if you can. Ok, Rakesh ora ci illustrerà la seconda parte del suo intervento, in un tavolo che è un po' devastato perché non volevo dirlo, però creato una divergenza sul tavolo. Bisognerebbe chiamare anche Domenico Dall'Olio, che è scomparso, è qua, perfetto. Vediamo se i microfoni ci aiutano. Okay, how is everybody feeling? Come state tutti? Fine. So the first thing I always say is health before wealth. So everybody stand up. Everybody stand up. Tutti in piedi. Stretch. Including all the people at home watching the video, you can do this too. Anche tutti voi a casa che ci state seguendo, fate un po' di stretching. It's good because otherwise if you're trading the markets, doing everything, must keep fresh all the time, take a break. Okay. Okay, good. È importante rilassarsi ogni tanto, anche mentre si seguono i mercati. Anybody who is making a lot of money, don't sit down. Tutti quelli che stanno facendo molti soldi oggi non si siedano. Okay, everybody find these people at the end of the seminar. Okay, so we do a recap for the anybody here was not here at the morning. C'è qualcuno che è qua adesso e non c'era stamattina? Okay, there are some videos that are recorded of the presentation that are on the WeBank media site. So please ask them to have a look at that this morning. Sì, il video di stamattina è sui canali media di WeBank, quindi chiedete a loro. We're going to go through a quick recap of what we spoke about this morning. Un rapido riassunto di quello di cui abbiamo parlato stamattina. And I will ask you the questions as to what we are trading and what we are not trading. Vi farò un po' di domande su ciò che stiamo tradando e cosa non stiamo tradando. Okay, so we begin. The most important lesson to learn is that this is a strategy which is a philosophy. La cosa più importante da capire è che questa strategia è una filosofia. And you have to adapt and make this philosophy your own philosophy. Dovete adattarla e farla diventare vostra. Everybody will have a different concept and idea of how much risk they want to trade. Ognuno di voi avrà una differente attitudine al rischio. You can copy somebody else's strategy, but before you do this, you must have some confidence. Potete anche copiare le strategie degli altri, ma prima di riuscire a farlo dovete diventare sicuri di quello che fate. The way to ensure to make sure you have the confidence is to test the strategy maybe on 100 trades. La cosa migliore che potete fare per acquisire sicurezza è di fare un backtest della strategia su almeno 100 operazioni. Try it on different markets. Provatela su diversi mercati. really make sure you understand how it is working before you spend real money trading it. Assicuratevi di capire come funziona davvero prima di metterci su soldi veri. You will find the strategy where it is strong and where it is weak. Dovrete capire dove la strategia funziona bene e dove funziona male. No one strategy is strong all the time. Nessuna strategia è sempre forte. So the personality of the strategy, you begin to know the strength and the weaknesses, and this is a benefit to you. Quindi è un vantaggio per voi capire dove la strategia lavora bene e dove lavora male. So this strategy, when the volatility is very low, it is weak. Quando la volatilità è molto bassa, questa strategia è debole. It's also weak sometimes when you have a very big move in the market, and the following day, after a very big move, there is a big gap in the market. E un altro punto a suo sfavore è che dopo una giornata di forte movimento, se la giornata successiva comincia con un forte gap, la strategia funziona male. I tell you this because of experience. When there is a big gap in the market, the first bar sometimes is confusing. E per esperienza sua, quando c'è un forte gap nel mercato, la prima barra può generare confusione. Maybe we try and find an example of this. Un esempio. Okay. So I stop somewhere in... Okay. We look at the Euronext 100. Euronext 100. Okay, so we find a day with a recent gap, and that would be maybe 12 days ago. 12 giorni fa ha fatto un gap. Okay, that is this day here. È quel giorno lì. We make the chart a little bit bigger. Okay, so in the morning when Euronext opened up after the gap, we can see that the first bar, which is this, the high and the low, the follow-through was weak. Okay, quello che vedete qui è che il giorno in cui la prima barra, quella di apertura, fa un forte gap, e quello che ne deriva poi è un movimento debole. The reason that after a very big move the following morning is because the price must establish where the market level is. There must be some buying and selling before you can establish the correct price. La ragione è che dopo un forte movimento di mercato il gap up genera un momento in cui il mercato deve capire su quali livelli stabilizzarsi. So you have some uncertainty. Quindi c'è un po' di margine di incertezza. But if the market is established at the wrong price, then the move will be significant. Ma se il mercato stabilisce un prezzo sbagliato, il movimento conseguente sarà veramente importante. So now I talk a little bit about a subject of risk. You must prepare for your strategy every day, and this means that you must understand the tools you are using, the platform you are using. Un elemento importante: dovete sempre essere consapevoli di quello che fate ogni giorno, dovete conoscere bene quello che fate. Specifically, I'm talking about here the idea that you learn the steps in the strategy, you copy, but you must not copy without the knowledge, you must have the knowledge of understanding. Il punto su cui vuole focalizzare la nostra attenzione è che se anche conoscete i passi corretti di una strategia, non dovete semplicemente applicarli, dovete averli capiti. So every day I'm starting at 8 o'clock in the morning, or 9 o'clock Italian time, and I have a very specific thinking. Questa mattina, quando lui ha cominciato a guardare i mercati alle 9, aveva già un'idea molto precisa in testa. I understand that between the market close the day before at 4:30 until the morning, people have not been able to trade the market. It's been closed. sta parlando del mercato italiano, quello che ha potuto notare è che dal momento in cui il mercato chiude alle 5:30, alle 4:30, perché all'orario britannico, questa mattina non c'era possibilità per noi di tradare il mercato. So overnight the risk has increased because you are not able to sell the position on bad news or buy stock on good news. Il problema è che se escono buone notizie o brutte notizie dopo la chiusura non abbiamo per parecchio tempo la possibilità di fare nulla. So at 8 o'clock the risk goes from very high immediately to very low because this is the opportunity. If you are unhappy you can sell the position. If you are very happy and you wish to go long you can buy the position. So the risk profile is changing in that 1 second. In un singolo secondo, nel momento in cui il mercato apre, tutte le emozioni si stemperano, quindi se c'era euforia va tutto nel prezzo di apertura, se c'era pessimismo va tutto nel prezzo di apertura. Nel giro di un secondo il rischio va da un livello molto alto a un livello molto basso. The bigger the gap between the close on the day before and the open on the next day, the bigger the gap in the risk, the higher the risk is. Maggiore il gap tra il prezzo di apertura di oggi e il prezzo di chiusura di ieri, maggiore il gap nel rischio. Ok, so when you have this gap in this between the first day and the next day, it gives you a signal. So what do you mean? What is the relationship between this bar and the previous day's one? Let me show you on the chart in a better example. Okay, so between this bar here and this bar here, we have a large gap. Okay, tra le due barre abbiamo un grande gap. So when you are trading this intraday in the next day, when the market is opening, there is a lot of uncertainty because we do not know what the correct price is. Okay, nel momento in cui abbiamo questo gap all'apertura di una certa giornata rispetto alla chiusura del giorno prima, abbiamo un momento di grande incertezza perché non sappiamo dove si stabilizzerà il prezzo. So fewer people will trade until they have some confidence of what the price level is. Poche persone faranno trading finché non sanno esattamente cosa stanno facendo, non sono sicure di quello che fanno. This sometimes means the volume is lower in the market. E spesso in queste situazioni il volume è molto basso. You compare this with another day where there is very little change between the open and the close. Se confrontate con un giorno in cui c'è stata una ridotta escursione tra minimo e massimo, you will often find that people are more willing to put bigger positions on sooner. In queste situazioni noterete che invece ci sono diversi soggetti che cercano di aprire delle posizioni consistenti. I show you a different example to try and give you some help to understand the small, more advanced way of thinking of what's happening inside a bar. Okay, cerchiamo di capire meglio che cosa succede all'interno di una barra. Because candlesticks are everywhere, it is very easy to read about what they are: open, high, low, close. It's common. Everybody understands the candlestick. Agreed? Tutti sappiamo leggere le candele, no? But the same candlestick can have two meanings. Ma la stessa candela può avere due significati. I try to explain a little bit better. Cerchiamo di capirci meglio. There are two types of pullback, in my opinion. This is my theory. It's not written in a book anywhere. This is my personal experience theory. Allora, una sua personale teoria che non è scritta in nessun libro. Due tipi diversi di pullback. It could be aggressive and it can be conservative. Potrebbe essere aggressivo o conservativo. So, in this candle here, the market opened. It's green because the market went up. In una barra come questa, il mercato è avido perché è salito. But exactly. Sorry, did you say greed or green? Green. Ah, green. Okay, è verde, positivo. Okay. But how did the market go up? So I'm saying the market opened here. It went to a high here. It came back, made a low here. It could have possibly come back up and finally closed here. Okay, la lettura di quella candela, se la guardiamo insomma, intera così, è che il mercato è andato su, ma non sappiamo se durante quella candela magari il mercato è andato sul massimo poi è tornato giù, poi è ritornato sul massimo e poi ha chiuso dove ha chiuso. But it's different if the market opened here, went lower slightly, moved higher and then closed. Il significato è molto diverso se è aperto lì, è andato giù, poi è andato su e poi ha chiuso dove ha chiuso. It's a subtle difference, meaning it's not, you cannot see it in the chart immediately. Il fatto è che non la riuscite a vedere in questo grafico, questa dinamica. But what really is the meaning of the difference between the way the candle is formed? Ma che cosa significa, qual è il significato dei due modi diversi in cui la barra si è formata, si può essere formata? I say one is aggressive and the other one is conservative. In un caso lo definiamo aggressivo e nell'altro conservativo. Okay, is this one where the market moves up very high first, comes all the way to the low and then closes? Is this aggressive or conservative? Okay. Aggressive. Va prima su, poi giù, poi su, è aggressivo. And this one here is conservative. Questo invece è conservativo. Okay, which one is better for on the next bar to trade up? Quale delle due è migliore sulla barra successiva per andare a rialzo? Aggressive or conservative? I say conservative. You say conservative? How many people have hands up for aggressive? How many people hands up for conservative? Okay, so it's mixed, you understand? So I can give you the answer. I'm happy to give you the answer now. But I will tell you something. Always go home and test it and learn for yourself. Because never trust anybody in trading except yourself, because you are responsible for your own trading. So we will discover the answer on this question together. Ok, lui ci può dare la sua personale interpretazione, ma il suo invito è quello di andare a casa e di fare test per capire personalmente qual è il modo migliore di fare le cose. We go back to look at the FTSE MIB. Torniamo al FTSE MIB. Okay, we just pick a random time in the chart here. So this shows us. Sorry, ha preso un momento a caso del mercato. This shows us 8 o'clock in the morning. This is the bar. Okay, la barra di apertura. Now the only way I can find out how that bar is formed is to look inside the bar. L'unico modo di capire come si è formata quella barra è guardarci dentro. Let's look at the bar this morning. Maybe it's a little bit easier because you can look on the charts. Guardiamo la barra di oggi che forse è più facile. This bar had very small wicks. Actually, Rakesh, we cannot see it because there's the image of you in front of it. Ah, okay. Let's try this bar here. Yeah. Okay. On the 12th. This is the bar. It's a 5-minute candle. Okay, candela 5 minuti. Remember, we are taking the trade on the next bar. Ricordiamoci, come dicevamo stamattina, che usiamo la barra successiva per muoverci. In this example, if this was the opening bar, we are going short the next bar. In questo caso, se questa fosse la barra di apertura, andremo short alla successiva. So we need to change the time frame of the bar. A questo punto cambiamo il time frame. And we can change it to a 1-minute time frame. Lo portiamo a un minuto. And then immediately we can see that this bar, 1, 2, 3, 4, 5, has a different shape. Come potete vedere dalla spaccatura in 5 barre, ha una forma diversa. So when I'm trading this strategy, I will have the 5-minute chart open and I'll also have the 1-minute chart open. Quindi quando mette in pratica questa strategia, lui tiene aperti sia il grafico a 5 minuti che quello a un minuto. Because I can see that 1, 2, 3, 4, 5, in the 5th minute, the market tried to move higher, but failed. Quello che si può vedere qui è che proprio nell'ultimo minuto il mercato ha cercato di partire al rialzo e ha fallito. Okay, so when I trade this market for the breakout on the lower of the low in the next bar, I have more confidence in this bar. Quindi quando si trova davanti a una situazione di questo genere si sente molto più tranquillo ad andare al ribasso alla violazione del minimo della prima barra. This program is not so sophisticated to put multiple screens on at the same time, but the WeBank platform I was using outside is very good because you can have all of these charts at the same time. È importante utilizzare una piattaforma che vi permetta di vedere più grafici contemporaneamente. So we're going to learn a few more things as to how you can keep on improving the strategy. Quindi alcuni piccoli suggerimenti su come si può migliorare la strategia. Okay, so one is we understand the first bar. Uno è capire come si sviluppa la prima barra. We also apply the same thinking between 8 o'clock and 9 o'clock when we do the swing trade. Applichiamo anche lo stesso concetto anche allo swing trading tra le 8 e le 9. Some swing trades will be stronger because the structure between 8 o'clock and 9 o'clock was very strong. In alcuni casi le operazioni saranno molto più efficaci perché la struttura del prezzo tra le 8 e le 9 è molto forte. So you can have more confidence in that trade. Quindi potete fidarvi di più di quell'operazione. This is what I call market structure. Questo è quello che lui chiama la struttura del mercato. We have little time today, so there are three other items we can add to this market structure. Altri tre elementi che possiamo aggiungere alla struttura del mercato. One is pivots. Pivot. You can give a quick explanation of pivots? I know there are several different formulas for the calculation of the pivots, so do you choose one particularly? Or? For every... It's a good question. Maybe you translate in Italian. Okay. Sì, sapete bene o male che ci sono i pivot che sono delle formule matematiche basate sui valori della barra precedente, no? Ce ne sono diverse, quindi lì è un po' una questione di scelte. Come? Sì, ma le formule di calcolo dei pivot sono 4 o 5, quindi usano tutti i 4 punti chiave della giornata precedente o della barra precedente per determinare dei livelli, però ci sono diverse formule. Okay, here is an example of some pivots in a weekly chart. Ok, quello è un grafico settimanale e fa vedere il concetto dei pivot. In the FTSE MIB I would use classic pivots, nothing different, classic ones. Ok, quindi sull'FTSE MIB usa la formula classica. Okay, the question is now what do you do with the pivot once it arrives? Che cosa ci fate con i pivot? So in this chart here, we can add some other indicators. Program collapse. You have to be prepared for everything. So, I have no internet, so it will stop working. So we go back to the presentation from it. I leave this aside till we fix it. So we're going to look at pivots. And we're also going to look at support and resistance lines. Okay, guardiamo i pivot oppure i supporti e resistenze. And inside support and resistance lines there are three categories that I use. Nel campo dei supporti e resistenze sono tre tipologie che uso. The first one is classic horizontal support and resistance lines for the close and the open of the previous day. Allora, quindi usa la chiusura e l'apertura del giorno precedente come classici supporti e resistenze orizzontali. The second one that I use is the support and resistance lines for the high and low of the week. Ok, poi guarda il massimo e il minimo della settimana, the previous week you mean? The previous week. Della settimana precedente. And if you're trading on a Wednesday, do you look at the last 5 days or still at the last week? No, the Friday close of the previous week. The Friday close, ok. Quindi a qualunque giorno della settimana stia guardando, lui guarda comunque il massimo e il minimo della settimana precedente. And the third support and resistance is the monthly high and close. E poi guarda la chiusura, scusate, il high and close? Yeah, the month high and the month low in the previous month. High and low. Okay, il massimo e il minimo del mese precedente. And the question is, why do I care about these levels? Because I know how the market in my competition is using them. La domanda è perché usa questi livelli? Perché lui sa che il mercato guarda a quei livelli. If I'm a portfolio manager for a big bank and I have a position in a big stock. Se è un gestore di portafoglio per una grossa banca e deve gestire una posizione su un'azione. My monthly reporting is on the end of the month, the 31st of January, for example. Il suo report mensile è all'ultimo giorno lavorativo del mese. I'm thinking, if this position is getting worse, if it break the low of the last month, we get out. Okay, il suo pensiero è se la posizione minaccia di andare male e rompe il minimo del mese precedente, la liquidiamo. Because in the next month, when the new money arrives, because they invest on a monthly cycle, on the first day, I want to remove the bad positions and start with the good positions. Perché l'obiettivo è quando comincia un nuovo mese, c'è nuovo cash da investire, vuole partire con una posizione positiva e non negativa. Also the same is true on a Friday. If I'm a fund manager and I had a very bad week in a stock, I will not hold the risk from Friday to Monday. If the market is already down all week, by Friday I have to close. La stessa cosa si applica a livello settimanale. Se la settimana è fortemente negativa, non si va al lunedì con il rischio, si taglia la posizione. L'ultima informazione che uso sono i livelli di Fibonacci. This is very interesting because it allows you to make forecasting on the charts. E questo è un elemento molto importante perché vi permette di fare previsioni sul grafico. So let's go through an example and let's look at how we can put this into practice on this chart. Vediamo un esempio come lo si può mettere in pratica su questo grafico. Okay, so I changed the data on this chart to 4 days of data. Okay, sta prendendo in considerazione solo 4 giorni di dati. I choose the middle day because it's easy for us to see. You choose the middle day? Yeah, I choose this. I'm looking at this day, the 8th of November. Okay. We open the market here. Allora, ok, ha scelto di lavorare sui dati dell'8 novembre. I make these a little bit, let's have a look. I make these easy for you to see, then we can... I tell you one other technique which is very powerful. Okay, so I have 3 moving averages on this chart. Allora usa 3 medie mobili sul grafico. 10, 20 and 200. 10, 20 e 200. Now, these numbers are good because I'm not using this to forecast and trade the future. Non li usa per fare previsioni e per fare trading. I'm just using this to see what my competition is doing. Lo usa solo per capire cosa sta facendo il mercato, l'arena competitiva. Many of the trading systems that are automatic use moving averages to give signals. La maggior parte dei sistemi automatici di trading usano le medie mobili per i segnali di trading. So it's very important for me to understand that the system says, very simply, when the market comes back and touches the moving average, you buy or you sell. Quindi una cosa molto semplice da tenere a mente è che quando il mercato torna a testare le medie mobili, si compra o si vende. Also, independent traders are doing this all the time. Anche i trader indipendenti lo fanno continuamente. So you will begin to see the relationships with the lines and the market. Quindi cominciate a vedere la relazione tra le linee e il mercato. So from the moment this market opened on this particular candle, is it shall I make it bigger or is it okay? No, it's okay. Quindi dal momento in cui il mercato ha aperto in quel giorno lì, at 8 o'clock we can see that this market touched the moving average. Il mercato ha toccato la media mobile. When it came to touch the moving average again, there was a pause, a hesitation. Quando è tornato a testare la media mobile ha fatto una barra di indecisione. When it touches this moving average, there's another pause and hesitation. Quando tocca l'altra media mobile c'è un'altra barra di indecisione. The 10 period moving average was broken. La media mobile a 10 periodi è stata rotta. The 20 period moving average is held. La media a 20 invece ha resistito. So I will look at charts like this for hours every day. Guarderebbe grafici così per ore tutti I giorni. And I've been doing this for maybe 20 years now. Lo fa da circa 20 anni ormai. What I want to learn is the character of this market. Quello che vuole capire è il carattere del mercato. It has to become my best friend, so I can understand the market and the market will understand me. Deve farlo diventare il suo miglior amico, capirsi a vicenda. So I will know that when the 10 and the 20 period moving average, when the candle cannot break above the blue line in this example here. Quindi quando si accorge di situazioni come questa in cui il prezzo non riesce a rompere la media a 20 giorni, I understand that the people who are doing technical trading are controlling that market. Capisco che le persone che fanno trading tecnico stanno controllando il mercato. Not the fund manager. Non I gestori di fondi. Or the institutions. O gli istituzionali. Because they are moving positions in the market. Perché stanno spostando posizioni sul mercato. This is trading. This red candle has been created by people doing short-term trading. Questa barra è stata fatta da persone che fanno trading di breve termine. So at any point in the market, I want to have some confidence and understand in this candle who is controlling the market. Quindi voglio sempre avere sotto controllo chi in ogni barra sta controllando il mercato. It's not always possible to know the answer. Non è sempre possibile trovare la risposta. I give you an idea. So, on the first time this red candle break the blue 20 period moving average. Cerco di darvi un'idea. La prima volta che vedete che il prezzo almeno cerca di rompere la linea blu. It means that there has been a change in the psychology of the market. Significa che c'è stato un cambiamento nella psicologia di mercato. So this is an advance warning to me that I have to be careful because something will change. È un avvertimento per me molto importante perché mi dice che qualcosa sta cambiando. Now, why am I telling you all of this? Because this helps me to manage the risk on the trade. Vi dico questo perché questo mi aiuta a capire come gestire al meglio il rischio dell'operazione. This is called market reading skills. So I'm learning to read the market like a book. It's called market reading skills. Sì, che questa è quello che loro chiamano la capacità di leggere il mercato come se fosse un libro. After we received the first warning, we can then see that the market did in fact break the blue line, the 20 period moving average. Dopo che abbiamo visto il primo break, quello che si vede entro poco tempo è che effettivamente il mercato riesce a rompere quella linea. In this point in the market, I have no idea what is happening. I don't know who is controlling the market. In quel momento lui non sa chi sta controllando il mercato. Because the market is fluctuating between the 10 and 20 period and nobody has control. Perché il mercato a quel punto si mette a oscillare intorno ai 20 periodi e si capisce che nessuno ha il controllo. What are the actions that an independent trader must do when they realize they don't know who is in control? Cosa devono fare gli investitori privati quando si rendono conto che non è possibile stabilire chi sta controllando il prezzo? A question for the audience. What do you do? Nothing. How many people say nothing? How many people say get out of the market? Okay, my answer is different. I never take a position in the market because I am acting on information. Lui in queste situazioni non prende mai posizione perché lui si muove soltanto sulle informazioni. I make my decision so that the market will come to my price. I don't let the price control my trading. Lui non lascia mai che il prezzo controlli il suo operato. I explain in a different way. When I put my stop loss in the market, I don't look at the chart and lose confidence and get out of the market. I didn't get this. Okay, when I look at something that is confusing, like this. Okay, quando guarda qualcosa che confonde come questo. I don't suddenly just change my mind and say, I'm confused, exit. No, it's wrong. Non è sbagliato dire, ok, non ci sto capendo niente, esco. My experience tells me that I simply need to move my stop loss to a new level that will protect my position. Okay, l'esperienza mi insegna che devo semplicemente spostare lo stop a un nuovo livello. So in this situation here, I will simply move my stop loss if my entry was in this region here, and my stop loss was maybe here for a long period of time. there is a period of confusion, I will move my protective stop loss just above the high of the last bar. Ok, se quindi lui aveva aperto una posizione lassù in alto a sinistra e per un certo periodo aveva tenuto uno stop abbastanza alto, quando arriva in una zona di confusione come quella semplicemente si colloca con uno stop leggermente al di sopra dell'estremo superiore di quell'area. So it is not a reaction to the market, but a protective action. Quindi non è una reazione al mercato, ma semplicemente un'azione protettiva. Ok, then we have a new situation happening in the market where the green line and the blue line establish a new trend. Il momento in cui la situazione cambia è quando le due medie evidenziano una nuova tendenza nel prezzo. Now there's one candle in this area here which is very important. C'è una candela che in quell'area è molto importante. We will decide together which candle this is. I will change to a cross here. So I want you to put your hand up in between this point here and this point here. Tra quei due punti. Which is the most important candle that gives you the best information to protect your position? Qual è l'informazione? I will go through. There's 12 candles. You put your hand up when I count the numbers. Qual è l'informazione che vi fa propendere per spostare ulteriormente lo stop per gestire al meglio la vostra posizione? So it's 1, 2, 3, one person, 4, 5. No. 6, no. 7, no. 8, no. 9, 10. Yes. How many people for yes? 4, how many people? Okay. 10, 11, 12, yes. Yes, 13. Okay, the rest of them not. I will agree that this is the most important candle, this one here. Because two things have happened. È quella la barra più importante perché lì sono successe due cose. One, the market has established a new trend going down. La prima è che il mercato ha stabilito una nuova gamba di movimento ribassista. Number two, the green line, the 10-period moving average. La seconda è che la linea dei 10 periodi was tested. È stata testata. And the market, the test failed to break. E il mercato non è riuscito, ha fallito nel tentativo di romperla. And the market resumed a new downtrend. E il mercato ha continuato ad andare verso il basso. So, when we have a breakout in this candle here of the trend. Quando quindi si verifica un breakout di quella linea. This breakout, the close, is above the test. Il close è superiore al test. This is the what I call a subtle signal, a very soft signal. Lui lo chiama un segnale molto molto delicato, non so come tradurre soft. Okay, does everyone understand what I'm saying, or shall I repeat that again? Everybody, who wants me to repeat that? Chi vuole che ripeta il concetto? Okay, 5 people. Okay. So I explain in a different way. If the market is testing a level, which means that the market moves above a level and comes back below, we call this a test. Okay, allora innanzitutto chiariamo il concetto di test. Il mercato cerca di oltrepassare un certo livello e non ci riesce. In time, in the next candles after this, when the market breaks the test. Poi successivamente, nel momento in cui il mercato riesce a rompere il test, il livello del test, it's more significant. È più significativo. Then if the market had no such test before and the market just jumped above. Il mercato prima non era riuscito a confermare il test e invece adesso c'è riuscito. Okay, so we take another example. Inside this market tested the candle, the yellow bar here, and the market was broken. Okay. Altro esempio, lì il mercato aveva testato la linea e nella barra successiva ha fatto il breakout. So in this candle here, I cannot say that there is a test. It was a failure. In questo caso non può dire che ci sia stato un test. But this candle here was a success. Ma in quel caso lì è stato un successo. because the closing price of this candle is above the resistance line. In quel caso la chiusura è superiore alla linea di resistenza. In this example here, the closing price is below the resistance line. In quel caso la chiusura è inferiore alla linea. So the resistance line was successful here and it was a failure here. Quindi la linea di resistenza nella barra di destra è stato un successo, in quella su cui sta puntando ora è stato un fallimento. So the test has to be a successful test. Il test deve essere di successo. So then the next candle, when the test happens again, which is this candle here. Quindi quando si verifica un nuovo test, and the test fails, e il test fallisce, it means that we are having a change in the direction of the market. Significa che abbiamo un cambiamento nella direzione del mercato. And irrespective of any signals on this chart, when I see this change in the psychology of the market, I'm very happy to take a long position here. In una situazione di questo genere, quando capisce che c'è un significativo cambio di atteggiamento da parte del mercato, si sente molto felice di comprare. And we can see that the market was successful in running up to the next resistance level. E in effetti il mercato poi va verso la successiva resistenza. So I recommend everybody to take a to get a charting system or to get a chart and to begin to train themselves like an athlete in the gym. You are working to train yourself, but you train your mind. I will teach you how to do that. Okay, quindi vi esorto a prendere dei grafici e cercare di imparare a capire qual è la psicologia del mercato, ad allenarvi come se andaste in palestra. This is a skill that everybody can learn. Sono capacità che chiunque può imparare. So maybe I will choose like 30 days of data. Prendiamo 30 giorni di dati. Okay, and I will. This system allows me to choose a random time. So I will look away from the chart. I will not know where to go. I will tell me when to stop, sir. Stop. Okay. So now we are here, and I'm in a training mode. It doesn't matter whether it's a FTSE MIB, Nasdaq. It does not matter. Okay. I simply want to learn. Can I read the chart successfully? Okay, non importa che cosa stiamo guardando, la domanda è: possiamo imparare a leggere questo mercato in modo di successo? I don't know what's happening in the next bar. All I can see is that this bar is in between these two moving averages. Can you point with the? Sorry, this bar here is in between these two moving averages. Ok, allora guardiamo l'ultima barra. Non sappiamo che cosa c'è dopo, ma quello che vediamo è che si sta muovendo tra le due medie mobili. We are going to move one bar by one bar, and you're going to tell me I'm ready to buy. Ok, andiamo avanti barra per barra e diciamogli noi quando siamo pronti per comprare. Because you will use all of your skills in technical analysis, in reading the market, in using. I showed you one strategy today, but I have like many strategies that I use to keep on improving your skills in trading the market. Okay, vuole vedere come ci comporteremo noi, come potremo fare per migliorare le nostre capacità di analisi del mercato, di leggere il mercato. So I know in the next bar, if the market moves above 2240 and closes above it, I will put a buy order in above the bar. If the next bar is higher than this blue line. Ok, se la prossima barra è sopra 22.400, va sopra 22.400 e chiude sopra, lui metterà un ordine di acquisto. Bang. I didn't know. I'm doing this in front of you, right? I have no idea what the next bar is. But this is chart reading skills. I think I was very lucky there, to be frank. But the chart shows me that above that bar, you enter a signal to buy long. Allora, l'esperienza gli insegna che sopra al massimo di quella barra lì si entra lunghi. Ok, let me explain to you why, because it's easy for me to say yeah, buy, but why? The interesting thing is perché? Why did my mind tell me put a buy signal if the market breaks the blue line, immediately buy? Because something I told you earlier, we had a test in the market. Which bar is the test here? Is this bar here tested the market? Yeah, it was a failure there. And it failed, but just by a little bit. The green line could not hold the market below. Okay. Allora, lui dice, in questo caso il mercato ha sì chiuso sopra la media mobile, ma non così tanto, quindi non sembra che la media sia riuscita a, sembra che la media sia comunque riuscita a contenere l'azione del prezzo. Also, the market before this, these two lines are trending upwards. E prima di quella situazione le due linee stavano andando a rialzo. The market made 3 tests to break the red line. Il mercato ha fatto 3 test, 3 tentativi di rompere la linea rossa. 1 here, 2 here, 3 here. Actually 4. 1, 2, 3 e 4, sì, 4. It was successful here for 1 bar and then failed again. Lì c'è riuscito con una barra e poi ha fallito di nuovo. This tells me the institutions are trying to move the market higher. Questo mi dice che gli istituzionali stanno cercando di spingere sul mercato. It's not small traders like this, because 4 tests in a period of 1 o'clock to 3 o'clock is a lot of tests. 4 test in soltanto 2 ore scarse sono tanti. È un segnale che non sono movimenti generati da piccoli investitori. So when the market pulls down again, quindi quando il mercato fa pull down di nuovo, and it begins to rise. E comincia a crescere. And the market is then trapped between this blue line here. E il mercato rimane intrappolato tra le due linee. These 3 candles are balanced candles. They're right in the middle. The open and the high-low close, they are what I call balanced. The wick above and the wick below is the same. So you mean that this 1, 2, 3 candles. Okay. The name is called a balanced candle. Balanced. Yeah. Because there's no winners between buyers and sellers. No, this is also a balanced candle. Okay, I explain the concept to you. A balanced candle is where the wick at the top is the same size as the wick at the bottom. Okay. Quando le shadow sono bilanciate, lui le chiama candele bilanciate, candele in equilibrio, non so come definirlo. Quindi in quel caso lì ce ne sono state 3 consecutive. When you see multiple candles that are balanced, it tells you the market has equilibrium, means is at the same level. È un indicatore del fatto che il mercato è in una qualche forma di equilibrio. This means the market is making a decision. Il mercato sta prendendo una decisione. When it comes out of this decision, normally the reaction is strong. Quello che succede dopo queste situazioni qua è che la reazione di mercato è molto forte. Does everyone still follow? Everyone still? Some people yeah, following good, okay. Also, the market is in between the 10 and the 20. Moving average. Okay, il mercato è sempre tra la 10 e la 20. And often this is when the market is inside between these 2 moving averages, also another signal to say that the market is deciding. Anche il fatto che il mercato sia compreso tra le due medie mobili è un segno del fatto che il mercato sia indeciso. So these are the 2 signals it gives me. So let's try again with another point in the chart. Proviamo di nuovo con un altro punto a caso. Stop. Okay, now it's your turn. On the next bar, anything will happen or nothing. Any ideas? Okay, how many people want to do nothing? How many people want to buy? How many people would like to sell? Okay, 8 people. I agree. Where would you put the sell order? Above, near the green line, or below? Above, near the green line, or below the candle? Dove metteresti il punto di vendita? Verso la linea verde o sotto il minimo? How many people above? Quante persone sopra? Nobody. How many people below? Quante persone sotto il minimo? Okay, good. I agree that in this situation, the market is turning. What is the analysis of the market before we make the decision? Qual è l'analisi di mercato prima di prendere una decisione? The market tried to move to a new level higher, and it made 1, 2, 3, 4, 5 tests of a level here. Allora, il mercato cerca di strappare a rialzo e fa 5 test di una certa linea di resistenza. Could not make a move above. Ma non riesce a fare un movimento significativamente rialzista. Which is good for us for a short trade. Second signal, the 20-period moving average is above the 10, so the 10 has moved below the 20. Ok, quello era un primo segnale a favore di un ribasso. Il secondo segnale a favore di un ribasso è che le due medie si sono invertite. The second tick is good for a short trade. Third signal, the 200-period moving average is almost flat. La media 200 giorni è quasi piatta. Ok, fourth signal, where is the swing low in the chart? Quarto segnale, dov'è lo swing di minimo del grafico? This is the open of the market at 8 o'clock. The market swing low is roughly here. Ok, yes. Lo swing è circa lì. Maybe this bar here is the swing low in the early trading. This is the swing high. Quello era lo swing di massimo. The market tested the swing low once already. Il mercato ha già testato una volta lo swing di minimo. The market tried to move back above the green line here. Ha provato di tornare su, but completely failed. Ma ha completamente fallito. This market should move back down here. I predict it will go to 22,460 in 4 bars. E lui dice che potrebbe andare tranquillamente a 22,460 in 4 bar. Let's see what happens. A little bit more. 22,440. It was stronger than I thought. Why did I pick 4 bars and why did I pick 22,460? Perché ha ipotizzato 4 barre e fino a 22,460? Because I always understand when you have a breakdown in the market. Perché lui sa che quando c'è un breakdown, you need to understand what is the most significant in the bar in this chart that gives me the most information and that will tell me where the strongest action was. I repeat again. Which bar in this chart? The long white. Yeah, so this bar is the most... Deve cercare la barra più significativa su quella porzione di grafico. This is the most important bar in this chart. Che è la più importante in quella finestra temporale lì. Why this bar? Any ideas from the audience? Perché è la più importante? Qual è la vostra opinione? The simple answer. Any... Yeah. It's the biggest bar. The biggest bar means quella di più ampio range. It had the most energy, the most excitement to move the market from one level to another level. Quella che ha mostrato più energia. When you have a big bar, divide the big bar by 2 into half. Una grande barra, dividetela in 2. So I was thinking roughly here is half. Quindi andato circa a cercare il punto medio. This is why I picked 22,460. Ecco perché aveva detto 22,460. Okay, so this is a more advanced trading technique, but it's still allowing me to read the market because other people will be doing the same as me. They know this technique, so they are using it. This is why when this market comes down to this level here, it tests a little bit lower and it closed here. Definitely not in the middle of the bar, but a little bit lower. And then it bounced back up. Okay, now the market is at this green level. What will happen next? Just a second. Quello che ha fatto lui è semplicemente usare l'esperienza basata sul fatto che sa che molte altre persone ragionano in questo esatto modo e quindi lui sapeva che più o meno il mercato si sarebbe mosso su quei valori. Cosa succede adesso che abbiamo una barrettina che cerca di forzare la linea verde? Any ideas? It will break that green line or it will go lower? How many people will break the green line? How many people think it will move lower? How many people think it will do nothing and go sideways? Okay, 2 people sideways, maybe 15 people to go lower. In this situation here, I think it's turning to go lower. What's the reason why I think it is turning to go lower? I'm reading the market again. Lui pensa che l'azione del prezzo sia destinata a svilupparsi ancora di più al ribasso. This is something called the 3 small soldiers is the name. Questo è un pattern di mercato che viene definito i 3 piccoli soldati. The big soldier, the medio, il piccolo. Prima il grande, poi il medio, poi il piccolo. Very easy to see. Grande, medio, piccolo. And he stopped at the green line. E si è fermato sulla linea verde. So he's becoming weaker and weaker and weaker. Diventa sempre più debole. It makes sense now. So let's see what happens in the next bar. We are wrong. Happens, no problem. One person was right. the market continued to the blue line. But the analysis is good. Not always you will be right. That's okay. Now we reach the blue line. We have two red candles here. Adesso il mercato è al test della linea blu, abbiamo due candele rosse. So the market is now going sideways because we have many two candles all balanced, but this candle is pushing lower now. Ok, avevamo due barre abbastanza bilanciate, ma adesso ne abbiamo una che sembra voler spingere verso il basso. So for me one of two things will happen here. There are two options here. Quindi abbiamo due possibilità qui. One, as soon as it breaks the blue line, I buy. Number two, if it breaks this swing low, I sell. Ok, quindi se rompe a rialzo la linea blu si compra, se rompe a ribasso quello swing della barra rossa si vende. Roughly my exit targets are, if it breaks this swing low, the red line. Se va al ribasso si pone come obiettivo la media 200. If it breaks this blue line, I expect to move to the high of the chart. Se rompe a rialzo si aspetta che vada a testare di nuovo i massimi del mercato. One other important observation, I look at the time in the chart. Un'altra cosa importante è guardare il momento, all'orario. The time is 10:30. So the big action is already happened in the morning. The energy at 10:30 is reduced. Sono le 10:30. Normalmente la maggior parte dell'azione di mercato viene prima, quindi qua l'energia si starà esaurendo. I have to wait maybe another 3-4 hours for the American markets to open. Ci vogliono altre 3-4 ore prima che apra il mercato americano. So let's see what happens. Okay, so market breaks this, immediately I'm long. Mercato rompe, si va lunghi. And we see the market where it takes us. Nowhere, it goes up, sideways, comes back, breaks down. Prova ad andare su, poi torna indietro, ritorna sotto. Okay, so when you are doing speculative trading, like this is completely speculative, meaning that we are not using the system we had this morning. You understand we are not using the system. Sì, qui non stiamo applicando le tecniche che abbiamo visto stamattina. The first lesson I told you is always use a system. La prima regola che ci ha detto è di usare sempre un sistema. Because if you start to trade like this, everything is random. Se cominciate a fare trading così, ogni cosa è a caso. It's possible, but only for somebody very experienced that does this every day. And this is what they do all the time. Lo potete fare solo quando avete una grandissima esperienza e siete in grado di padroneggiarlo ogni giorno. So if you know you can do this, you will not be in the audience here. You will not be here. Se sapeste di essere in grado di farlo, non sareste qui oggi. The fact that you are here, I'm telling you, please use a system. Il fatto che siete qui mi fa pensare che siate più persone che debbano usare dei sistemi. But these are all examples of teaching you how to read the market if this bar at the end is the first bar. Ma questo è un modo di insegnarvi a leggere il mercato come se questa fosse stata la prima barra. Okay, so we take one last example. Ultimo esempio. I tell you I do it a different way. I will show you a different idea. Okay, inside this system here, we have the number of instruments is 68,651 instruments. Allora, in questo sistema ci sono 60.650 strumenti. Okay, so what I will do, let's start somewhere here. Let's do it like this, okay. It doesn't matter. So to train myself when I'm doing some training sometimes. Per allenarsi autonomamente, ogni tanto lo fa. I will set a date range. Stabilisce un range di data. And I will choose a random time in the market, many years ago. Ne sceglie una a caso molto indietro nel tempo. So we have no idea what is happening. April 2014. Quindi ragionevolmente non ci ricorderemo che cosa è successo. And this one here we'll choose maybe Junio 2014. Okay. All right. Didn't work. Let's try again. Okay, somebody say stop. Stop. Okay. Does anybody know this company? Nuveen Multi Strategy Income and Growth Fund. Please declare your interest. Conoscete questo titolo? Qualcuno? No, nobody. No. Okay. So we just have a chart here, and the goal is to advance by one day at a time and train yourself how to trade this market. Ok, questo è un grafico a barra giornaliera, a candele giornaliere, cerchiamo di capire come leggerlo andando avanti barra per barra. So I will keep on going day by day by day, then I will say to myself buy and sell when I think there is a good place to buy or sell. Andiamo avanti giorno per giorno e cerchiamo di capire se sia il momento buono per comprare o vendere. Okay, on the next bar, if the market move above 965, I buy. Ok, sulla prossima barra se va sopra 965 compra. No. Niente. No. Nothing, nothing, nothing. Okay, same again. On the next bar, if the market move above this level, 965, I buy. Di nuovo, se va sopra quel livello, compra. Nothing. No, okay, I buy. I'm long the market now. Okay, so let's see what happens. Okay, so the market went from 965 to 975 over 5 days, then came back down. Salito di 10 punti per 5 giorni. Okay, so there's two lessons to learn here. In the presentation earlier today, I said always take a small profit. Allora, due lezioni da imparare qui. Questa mattina ci ho detto cercate di prendere sempre almeno un minimo profitto. So this means that you need to divide your trading into 3 categories. Dobbiamo dividere il trading in 3 categorie. I find the slide for you. Okay. It's about exit strategies. È tutta una questione di strategie di uscita. I have 3 exit strategies that I tell myself, I teach, I practice, I trade all the time. 3 strategie che lui insegna sempre. One is called slow. Una si chiamata lenta. Fast. Una veloce. And price. E una di prezzo. Okay. The fast one is the one where you quickly take a profit. La veloce è dove cercate di prendere rapidamente un profitto. The first reason I said it's always good to put some money in your pocket. La ragione che dice stamattina è di cercare di avere almeno un po' di soldi in tasca. The second one is a trailing stop. La seconda è un trailing stop. Because I know the market will follow the position and at some point it will close. Perché il mercato seguirà la mia posizione fino a che a un certo punto non mi chiuderà. And the third one is price. Because I'm choosing a point in the market which is a target that I know my competition will move the market to sell at. Ok, la terza è un livello di prezzo dove so che il resto del mercato cercherà di far arrivare l'azione del prezzo. Let's give you an example. So the first one we understand is a small profit immediately. So the market says, if I'm trading this stock here, if the average bar is 962, 965 is $3. This bar is $3. Ok, quindi cercate di capire più o meno qual è il range medio delle barre. In questo caso è circa $3, quella barra lì. So I think my profit in this $3 is good. Quindi per lui prendere un profitto di $3 è già buono. Because the bar that we are looking at when we were trading was $3 to $4, the range. Ok, perché per quello che è successo prima mediamente era $3-4. Sometimes the bar is $7. A volte è $7. Sometimes the bar is $1. A volte è $1. So it's the medium in between the long and the small bars on the chart. Ok, quindi come media più o meno occhio delle ampiezze delle barre. This is fast. Quello è il target veloce. Ok, I take questions in a minute. The next bar, the next target is the slow. Il successivo target è quello lento. In our example here, the slow means that in a slow-moving market, this is a slow-moving market. Quello è un mercato che si muove lentamente. Because the price hardly changed in 2 months from this level to this level. The market's going sideways. Sì, perché fondamentalmente si è mosso in laterale. per 2 mesi. My trailing stop will be very tight, meaning that it moves frequently and often. Il trailing stop quindi si muoverà spesso e in modo, insomma, cercherà di seguire il più possibile il mercato. So when we entered the buy signal here, my trailing stop would begin at the low of the previous bar. Ok, quindi il suo primo stop sarà al minimo della barra precedente. And then every time the bar moves up, I move the trailing stop. So maybe I move it to here. E ogni volta che la barra si muove al rialzo si alza un pochettino. Then I know this is the high of the old chart. I move it to here. Poi lo sposto lì. Remember I told you I'm looking at support and resistance lines. One very important resistance line was the close of the previous day. Ricordiamoci che uno dei livelli più importanti di supporto e resistenza orizzontali è la chiusura del giorno precedente. So my stop is now here. The market moves up again, and a quel punto si sposta lì. This is the close of the previous day. This is the new high. So my stop would have moved to maybe somewhere around here. Ok, quindi a quel punto si sposterà un pochino più su ancora. So my slow, I would have been stopped out here. Più o meno verrà stoppato fuori, il suo trailing sarà su quei livelli. The third one is the price. Terzo il prezzo. In this example here, I need to understand where will the market go to next in the price level. Deve capire, deve farsi un'idea di dove andrà il mercato dopo che avrà fatto breakout. My experience tells me that if the stock is trading at 970, the next important price level is 1000. La sua esperienza insegna che se il prezzo è a 970, il successivo livello sarà circa 1000. So immediately I put a price target of 999. Quindi si pone come obiettivo 999. Why not 1000? Perché why I did not choose 1000? Perché non sceglie 1000? Because I'm not greedy. Perché non è avido. Yeah, you leave a little bit for the market always. Concedete qualcosa di più al mercato. So when you take the target, always be conservative. A little bit less is good. Quindi quando stabilite un target siate conservativi, anche un pochino meno va bene. Because everybody that is lazy, they will simply put $10. Perché tutte le persone pigre metteranno il target al prezzo pieno. It's more energy to type $9.99. Richiede più energia a scrivere 999. So you do something extra. Always try to do something extra, a little bit better. Cercate sempre di fare un pochino meglio, qualcosa di più. Always working the psychology. Lavorate sempre sulla psicologia. Okay, so these are the 3 stops. So going back to our example here, this is another example. How much time do I have left? How much time do I have left? I think you're out of time. Wrong, he's not sure. Do you know how much time I have left? Any idea, Domenico? Come siamo con l'orario, Maurizio? 5 minutes, okay. Okay, means okay. I've already finished, but I get 5 minutes. Thank you, Maurizio. So these are the ideas. So when I'm trading the FTSE MIB, I will tell you there are 3. I would do 10, 20, and 30 to begin with. Ok, per fare trading sull'FTSE MIB lui consiglia di cominciare con 3 livelli, 10, 20 e 30 punti. For your stop loss. Per impostare lo stop loss. Yeah, because when you begin to trade the FTSE MIB in the beginning, you want to take a lot of small losses, not big ones. Sorry, are you talking about points or ticks? Ticks. Ticks, ok. Yeah. Sì, quindi tick, non punti. Perché quando cominciate è meglio cominciare con livelli ridotti di stop. So when you begin the strategy, try not to destroy the psychology by taking small losses and taking small positions till you become confident. Allora, finché state studiando le strategie, cercate di non farvi distruggere a livello psicologico e quindi operate con piccole posizioni e con piccoli stop. How do you decide between 10 and 30? Is the volatility makes you decide between 10 and 30. È la volatilità che fa da discriminante tra 10, 20 e 30. If the volatility is very high, 30. Se la volatilità è molto alta, 30. If it's very low, 10. Se è molto ridotta, 10. The 10 is used like this. Below the low of the last bar, for example, if this is the last bar, you add 10 points to the FTSE MIB and put your stop there. Quindi prendete il minimo dell'ultima barra e toglietegli 10 punti. Ticks, sorry. 10 tick. Yeah. If the volatility is very high, you can add up to 30 ticks. Se la volatilità è molto alta, togliete 30 tick. Yeah. We have a question from the gentleman there. Yeah, what is the purple candle in the chart? What does it mean? Is it an expert advisor or something like that? No, it is the way that I've programmed the candles into this machine. Yeah. It simply means that it's okay. It's a complicated question. I give you 30-second answer. Sometimes you have a candle. It's a intelligent man. Thank you for the question. Sorry? Intelligent man. Thank you for the question. Grazie per la domanda. It's a good question. Sometimes when the market is moving up, you have a negative day. Quando il mercato si sta muovendo a rialzo avete un giorno negativo. But the market, when it's moving up, it gaps open very high. Ma il mercato poi fa un gap up molto alto. And it closes, but above the previous day high. Ma chiude sopra alla chiusura del giorno precedente. So the previous day high or close? This is the previous day high. Sorry, previous day close. Ok, sopra la chiusura del giorno precedente. This market closed down, but it was above the previous day close. Quindi ha chiuso negativo, ma comunque al di sopra della chiusura del giorno precedente. So this is like a special type of candle. It's like an island where the market decided to go higher. It closed above, so it's positive, but it's unique because it moved down on the day. Sì, lo chiamano isola perché praticamente ha cercato di andare verso l'alto, ma poi ha chiuso negativo pur rimanendo al di sopra. It doesn't happen often. It's very rare that that happens. È molto raro, non succede spesso. What it means in the psychology is the market was going too fast and nobody liked it. Okay, ciò che significa è che il mercato stava andando troppo velocemente. So it's a signal, it's a visual signal to me to say, ah, be careful because this is a turning point in the psychology of the market. È un segnale d'avvertimento perché potrebbe essere un punto di cambiamento della direzione del mercato. Why? Because the people that the traders or investors that moved the market higher were not able to keep the price at a high level. The sellers changed, the psychology changed from the power of the buyers to the psychology of the power of the sellers. Perché alla fine i compratori hanno cercato di spingere sul prezzo, ma non sono riusciti a mantenere la tendenza, e quindi questo è un indice del fatto che la psicologia di mercato sta cambiando. Let's choose something you know for the last 1 minute of the presentation and we see if we can prove that point. Let's choose a... Okay. I don't know this company, but we'll see if we can find one more, another purple bar. Vediamo se riusciamo a trovare un'altra barra viola. Difficult to find, but when you see them, they're very, very useful. So as you can see, many days. Okay, we find one here, one purple bar. This one is not so unique because it's in the middle of a side trend. So for me, not useful. Okay. Lì secondo, insomma, non avrebbe molto significato perché era in mezzo a un trend laterale. This one is a purple bar, but it's in the reverse situation. Quella è una barra viola al contrario. This means that the sellers, the psychology changed from the seller to the buyer. I venditori hanno perso forza, sta cambiando la psicologia del mercato. So this is quite advanced, but you can start to learn to read the market using these technologies and this methodology. È una metodologia abbastanza avanzata, ma vi aiuta a cominciare a capire la psicologia del mercato. Okay, so I didn't have so much time to teach you everything today, but I hope it was very useful and you learned a lot and you will be going away with more confidence to trade the markets. Non è riuscita a fare tutto quello che voleva, ma spera che abbiate imparato qualcosa di utile e su cui riflettere. I hope to see you again in Italy sometime. Please send me your wonderful trading results to my email address to tell me how well you have done. Ok, fategli sapere come andate, se il vostro trading è migliorato grazie a quello che vi ha insegnato oggi. And I hope to see you all again in the future. Thank you. Spero di vedervi ancora. Grazie Rakesh, grazie. Grazie a Rakesh per il contributo che ha dato oggi a questo evento. Io vorrei ringraziare anche, per conto del pubblico, Domenico Dall'Olio, che si è assorbito la traduzione di quasi di 5 ore fra Alan Grigoletto e Rakesh Shah, credo in modo assolutamente egregio, e che ci ha aiutato a capire meglio questi due grandi trader internazionali. Vogliamo tributare a Domenico un applauso di ringraziamento, sincero per l'aiuto che ci hai dato. E se mi promettete che non fuggite, facciamo 5 minuti di pausa rapidissima, tanto per sgranchirci un attimo, e predisponiamo così l'intervento di Emilio Tomasini. Non lo perdete, perché Emilio ha preparato qualche cosa di veramente molto interessante. Sono le 17.08, rivediamoci entro le 17.20, non oltre, in modo poi da concludere prima delle 6. Sì, facciamo una piccola pausa così. Però non fuggite, mi raccomando. Conferences in the future? No, but it's, all the slides are there in the video. You can watch them in the video. Yeah.